Presidente, ci sta pure la cosa, l'ordine quello aggiuntivo, ci sta messo da parte? Sì. No, per fare una riflessione su, no? Colleghi, iniziamo, eh? Prego, signor segretario, può procedere all'appello. Buonasera a tutti, la voce. L'appello per la verifica del numero legale. Cialente Massimo, Benedetti Carlo, Bernardi Antonello, Capri Maurizio, Colonna Vito, Daniele Raffaele, Deramo Luigi, De Matteis Giorgio, De Paulis Tonino, di Cesare Ettore, di Nicola Giuliano, Durante Adriano, Perella Daniele, scusate, anche Giorgio pubblico. Ermanno, Gianni Sergio, Imprudente Emanuele, Liris Guido Quintino, Ludovici Giuseppe, Mancini Angelo, Mancini Pierluigi, Masciocco Giustino, Nardo Antonio, Padovani Gianni, Palumbo Stefano, Perilli Enrico, Piccinini Alessandro, Placidi Salvatore, Properzi Pierluigi, Alemma Lì, Antille Antonella, Spacca Giorgio, Tinari Roberto, Vittorini Vincenzo, Jamal Busheib, seconda chiamata per gli assenti, Cialente, fa l'assessore, Deramo, Perella Daniele, Iris Guido Quintino, Padovani Gianni, Perilli Enrico, Piccinini Alessandro, Nari Roberto, salute. 25 presenti, la seduta è validamente costituita. Punto numero 1, interrogazioni, lettera A, Ettore Di Cesare, su adempimenti riguardanti il cronoprogramma ricostruzione. Prego, 5 minuti, silenzio. Risponde. Scusate, non vedo Piero Di Stefano, dovrebbe un attimo se lo possiamo chiamare, Di Stefano.
ma credo che anche sulla seconda, edifici classifica ADS, fotovoltaici, acquista. Lo so, sì. Un attimo. Come fa a non sapere? Ci vediamo dopo, non lo so, insomma, se non, non credo che. L'interrogazione di cui al punto B è rinviata al prossimo Consiglio Comunale. Giustifico il consigliere Liris e il sindaco Cialente che non saranno presenti al Consiglio Comunale odierno. Anche il consigliere Perilli mi dicono. Perilli, Liris e Cialente. Lo so. Moroni c'è? Sì, ah, eccolo. Vogliamo partiamo con invece con lettera C? Lettera di Cesare su impianti fotovoltaici progetto case. Prego, a 5 minuti. Possiamo iniziare con la C allora? Ah, scusi. O così recuperiamo. Grazie Presidente, buongiorno, anzi buonasera a tutti e a tutte. Dunque, questa interrogazione intende fare chiarezza sui pannelli solari dei progetti case. Ricordo a me stesso e a tutti per la produzione. Erano previsti due tipi. Una tipologia erano pannelli fotovoltaici che non erano obbligatori, ma le ditte che costruivano i progetti case li potevano installare a loro spese, perché poi prendevano per 20 anni la quota ampiamente maggioritaria della produzione di energia. Quelli funzionavano tutti. Mentre ce ne stavano altri che erano pannelli solari per la produzione di acqua calda, che erano previsti per tutti i progetti case, erano a carico dello Stato, ovvero era come dovevi mettere le finestre, dovevi mettere pure i pannelli solari per la produzione di acqua calda. Di questi pannelli solari si ha notizia dagli abitanti dei progetti case, ma soprattutto dalle bollette che arrivano nei progetti case, che molti di questi pannelli solari non funzionano. Per cui se i pannelli solari non funzionano, non producono acqua calda, e l'acqua calda evidentemente viene così pagata dal comune e di conseguenza dai cittadini che abitano nei progetti case. Quindi l'interrogazione chiede di conoscere
se e in quale data, in quale date e con quali esiti siano stati collaudati gli impianti dei pannelli solari. Se detti impianti di pannelli solari sono coperti da un periodo di garanzia e nel caso quali siano gli estremi della garanzia, se sono stati effettuati degli interventi periodici di manutenzione di questi pannelli solari, il numero di pannelli solari con le rispettive ubicazioni che oggi non risultano funzionanti o che risultano parzialmente funzionanti e le motivazioni degli eventuali malfunzionamenti, i nomi delle ditte costruttrici dei progetti case in cui siano stati riscontrati eventuali malfunzionamenti degli impianti dei pannelli solari, la quantificazione della quantità di energia prodotta da detti impianti di pannelli solari, il loro periodo di funzionamento e la loro ubicazione, la quantificazione del danno economico subito dal Comune dell'Aquila e di conseguenza dagli inquilini a causa degli eventuali malfunzionamenti degli impianti solari e se sono in corso contenziosi tra il Comune dell'Aquila e le ditte costruttrice dei progetti case in cui siano stati riscontrati malfunzionamento degli impianti di pannelli solari. Stringendo e mettendola più in breve, no? L'interrogazione chiede questo. Mi avvio a concludere, Presidente. Se un qualsiasi cittadino si costruisce una casa e nella casa prevede dei pannelli solari per la produzione di energia, li installa e li paga, no? E dopo 4 mesi vede che non funzionano, no? Non è che dice vabbè non funzionano e non faccio nulla, no? Evidentemente si chiede perché non funzionano e si apre un contenzioso oppure chiede conto quantomeno a chi gliel'ha installati, no? È normale, credo io. Invece vorremmo chiedere se il Comune con i soldi pubblici, con i soldi dello Stato, ha delle accortezze del genere, perché non avere queste accortezze implica che le mancate accortezze le pagano i cittadini sulla bolletta. Allora, visto che ci sono dei problemi non indifferenti sulle bollette per, come dire, una gestione... Da un altro minuto, prego. L'assessore al ramo di queste bollette, non vorremmo che si unisse a una gestione dilettantesca anche il fatto che delle ditte non hanno lavorato come dovevano, hanno installato dei pannelli solari che non funzionano e a rimetterci sono gli inquilini del progetto case. Grazie. Grazie, la parola all'assessore. Prego. Sì, sull'interrogazione, avendo acquisito in fase di istruttoria le informazioni da parte degli uffici, ho già predisposto la risposta scritta, già consegnata sia al Presidente sia al consigliere interrogante. Le procedure di collaudo delle strutture e degli impianti del complesso immobiliare del progetto case sono state eseguite da una commissione istituita dal Dipartimento della Protezione Civile, senza alcun rappresentante dell'amministrazione comunale, in date successive, a seconda dei siti, con conclusione dell'ultimo collaudo e relativo esito positivo il 14 novembre 2011. Il periodo di garanzia degli impianti con i pannelli solari è della durata di 2 anni, come tutte le apparecchiature in commercio, quindi gli estremi della garanzia sono attualmente scaduti. Il contratto di manutenzione ordinaria relativa agli impianti suddetti è affidato a Manutencoop, con contratto del 2 ottobre 2009 prorogato dal 5 ottobre 2013 per 12 mesi dal Comune dell'Aquila. Questa manutenzione è ricompresa in un codice specifico, manutenzione e conduzione impianti di riscaldamento con potenzialità focolare installata da 101 a 300 kW in qualità di terzo responsabile degli impianti. Questi controlli vengono effettuati periodicamente e su richiesta vengono trasmessi al Comune sotto forma di report. Fino al dicembre 2013 l'ufficio competente
non ha ricevuto segnalazioni di malfunzionamenti da parte della ditta manutentrice. Successivamente, dopo le diverse richieste di verifica del corretto funzionamento degli impianti pervenute e al fine di poter fornire un quadro esaustivo, realistico e dettagliato della specifica situazione, è stato richiesto a Manutencoop, con una nota dell'8 gennaio 2014 e sollecito successivo del 3 aprile 2014, di procedere alle verifiche del caso presso tutti gli insediamenti del progetto case. Questo report ad oggi non è ancora pervenuto e risulta, come comunicato per le vie brevi, in fase di redazione anche alla luce delle operazioni di riaccensione di parte degli impianti per la stagione climaticamente favorevole. Per quanto concerne la quantificazione dell'energia prodotta dai pannelli solari termici, occorre premettere che per ottenere un dato certo si dovrebbero installare sulle linee di produzione dell'acqua calda sanitaria specifici contabilizzatori di calore che non sono stati previsti in fase progettuale e quindi non sono presenti. Il periodo di funzionamento è legato alla tipologia di impianto installato, che prevede lo spegnimento o meno durante il periodo invernale, operazione a cura di Manutencoop. I pannelli del solare termico sono installati su tutti i tetti degli edifici del progetto case, ad eccezione degli appartamenti costruiti dalla ditta Donati, che li ha posizionati sulle ringhiere dei ballatoi condominiali. Per le motivazioni appena esposte, non è possibile quantificare i danni economici di eventuali malfunzionamenti. Al momento non risultano aperti contenziosi tra il Comune dell'Aquila e le ditte costruttrici per i pannelli solari termici. Grazie, 3 minuti, prego. Grazie Assessore. Diciamo che sul punto 1 il fatto che i collaudi siano stati fatti dalla Protezione Civile, cioè siano stati fatti nel periodo di Protezione Civile, chiedo che il comune chieda copia dei verbali di collaudo alla Protezione Civile. Assessore, intendiamoci, o glieli chiede lei e ci mettiamo d'accordo ora, se no devo fare una mozione che impegna il comune a chiedere i verbali alla Protezione Civile. Se me la risparmia è bene. Uno. Due, il periodo di garanzia di 2 anni ci pare francamente assurdo, perché non è vero che tutte le apparecchiature in commercio hanno garanzia di 2 anni, soprattutto se si parla di roba di edilizia. Non è evidentemente così, ma è evidente che questi contratti sono stati fatti dalla Protezione Civile, quindi al Comune dell'Aquila nulla è imputabile, mi rendo conto. Invece, per quanto riguarda il contratto di manutenzione della Manutencoop, ci interesserebbe sapere se alla presa in consegna della manutenzione la Manutencoop ha verificato all'inizio il funzionamento dei pannelli solari. Perché mi spiego, visto che la Manutencoop dice che fino a dicembre 2013 tutti i pannelli solari funzionavano, no? Perché se mi si scrive che non ha ricevuto segnalazioni, sì, significa che tutto andava bene, no? A noi ci risulta il contrario, per cui vorremmo sapere anche i verbali che Manutencoop ha dato al comune, in cui asserisce il fatto che ha fatto la manutenzione dei pannelli solari e sti pannelli solari funzionavano. Sul fatto che non si possa quantificare quant'è il danno arrecato. Gli anni. Grazie Presidente. Il fatto che non si possa quantificare qual è il danno arrecato, ahimè lo quantificano in termini monetari i cittadini che pagano delle bollette che sono maggiorate. Perché sono maggiorate del costo dell'acqua calda? Perché quell'acqua calda non doveva essere pagata se funzionavano i pannelli solari. Allora, fuori di polemica, no? La risolviamo sta faccenda, perché dalla risposta che mi ha dato lei è una faccenda che non si risolve. Allora sto solamente dicendo,
È possibile sapere quanti pannelli funzionano e quanti non funzionano? Di quelli che non funzionano, c'è... interrogazione numero punto numero 1, lettera A, e tredicesima su adempimenti riguardanti il cronoprogramma ricostruzione. Prego, 5 minuti. Grazie. Sì, dunque, questa interrogazione riguarda il rispetto di un emendamento che è stato approvato all'unanimità ormai un anno fa, no, un po' più di un anno fa, e che però non ha trovato mai attuazione. È una serie di interrogazioni che sono volte a dire, vabbè, almeno le cose che approviamo tutti quanti in consiglio, poi magari sarebbe il caso che vengano attuate, che se no non le presentiamo più e facciamo prima. Mi riferisco per esempio alla mozione sugli affitti comunali di dicembre, che prevedeva che l'amministrazione provvedesse immediatamente a un nuovo avviso pubblico per spostare gli uffici della Anafre, che attualmente sono a Via Roma, in altri uffici. A mozione approvata all'unanimità, immediatamente, è vero che non è un termine preciso, no? Ma visto che la mozione è di dicembre, mi aspettavo che immediatamente significasse gennaio, no? Pure quella completamente disattesa. Vabbè. Allora, ma l'abbiamo votata noi, eh? Cioè non è una cosa, cioè abbiamo votato tutti, dovrebbe essere interesse di tutti, no? Di vabbè, le cose che votiamo almeno poi facciamole. E questo è il caso. Quando si è discusso del cronoprogramma della ricostruzione, eravamo al 28 marzo 2013, fu approvato un nostro emendamento all'unanimità, per cortesia, mamma, ammazzate però, se mi fate parlare con calma. Grazie. Avevamo approvato un emendamento all'unanimità che prevedeva il fatto che l'amministrazione ogni 4 mesi desse un report e lo pubblicasse sul proprio sito internet per andare a verificare lo stato di attuazione del cronoprogramma, ovvero a che punto stiamo. Quindi ogni 4 mesi il comune doveva dichiarare quali erano le aspettative per i 4 mesi successivi, ovvero da qui a 4 mesi prevedo di approvare 100 schede parametriche, che partono 8 cantieri, che ne finiscono 3, che c'ho sti soldi, insomma, no, una serie di stime che uno fa, di previsioni, e contemporaneamente dire quali erano stati i reali dati del quadrimestre precedente, in modo tale che quadrimestre per quadrimestre si poteva vedere se le stime poi corrispondessero alla realtà. Questo sia per una maggiore trasparenza e informazione per la cittadinanza, ma sia perché così il comune poteva correggere il tiro, no? Perché diceva avevamo fatto queste previsioni per questi 4 mesi, non si sono avverate, andiamo a vedere perché, in modo tale che aggiustiamo il tiro nelle cose, no? E procediamo più celermente. Per solo farvi un esempio, nel 2013 era previsto che partissero dei cantieri in delle frazioni, cosa che non è avvenuta, e quindi significa che il cronoprogramma che prevedeva una fine lavori per il 2019 evidentemente in un anno è già slittato di un anno, e quindi arriviamo al 2020. Allora vorremmo avere un quadro preciso di questa cosa. Allora, da qui a un anno bisognava produrre dei report quadrimestrali, cioè 3 report. Non è stato prodotto nessuno, eppure è stato deliberato all'unanimità. Allora chiediamo all'assessore competente come mai non si sia, e di chi sono le responsabilità, e di chi siano le responsabilità per la mancata attuazione di questa delibera. Chiudo dicendo che stamattina
sono stato negli uffici dell'ingegner Fabrizi perché, come dire, visto che uno le cose più che le polemiche è interessato a farle, no? Sono andato a parlare con Fabrizi su sua richiesta, quindi no, va dato atto nel ritardo di un anno, ma va dato atto, no? Per cui stiamo a capire con Fabrizi come produrre sto maledetto report e che questo maledetto report quadrimestrale entri nelle procedure degli uffici del Comune dell'Aquila in modo tale che ogni quadrimestre, no, senza troppi patemi d'animo, la popolazione, il Comune possa decidere, possa capire a che punto stiamo. La invito a presentare un nuovo cronoprogramma aggiornato sullo stato reale, cioè se l'anno scorso avevamo previsto un cronoprogramma, quest'anno è già diverso, perché si è già visto che quello che è stato previsto l'anno scorso non è vero, ma le previsioni si possono sbagliare, non è un dramma, non è un'accusa a nessuno, perché quando uno stima, uno stima, ci sono delle stime più esatte e delle stime meno esatte, l'importante è correggere le stime strada facendo, in modo tale che i cittadini siano informati puntualmente. Un minuto. Sarà terminata nel 2019, sta prendendo in giro un'intera cittadinanza. Grazie. Prego, assessore Di Stefano. Ha ragione il consigliere Di Cesare, nel senso che le previsioni si possono sbagliare. Sbagliare è possibile, ma non credo che sia questo il male del paese. Il male del paese credo che sia un altro, nel senso che i governi cambiano e quello che concordi con un governo e che assume come dato e al governo successivo non interessa un granché, la disgrazia è tutta qui, nel senso che il cronoprogramma nasce da un'esplicita richiesta dell'allora ministro che seguiva la ricostruzione, il ministro Barca, governo Monti, messo giù, discusso, approvato nel Consiglio Comunale, anche con le modalità attuative dello stesso cronoprogramma, il governo successivo col ministro Di Giglia si è ben guardato da rispettare quella tempistica sull'assegnazione delle risorse, per cui tutto è scivolato irrimediabilmente verso l'anno successivo, almeno nell'attuazione, perché ricordo bene quella vicenda. Il consigliere Di Cesare propose un ordine del giorno articolato, anzi un emendamento, mi scuso, articolato e riportava, come dire, specificandone anche i modi e i metodi, che venissero rendicontati attraverso il sito istituzionale del Comune ogni 3 mesi nell'arco di un anno i dati di previsione, dati di verifica, il fabbisogno finanziario, la disponibilità finanziaria, le azioni correttive, i sottoservizi, previsioni di periodo. Consentirà che i sottoservizi, insomma, posso pure astenermi dall'intervenire perché è affidata più azioni praticamente la ricostruzione. Dico io più azioni nel senso che ne mantenessi il coordinamento sarei ben lieto di risponderle, ma ciò non è e non ho difficoltà ad ammetterlo questo, perché della verità non bisogna mai aver timore e paura. Per quanto invece riguarda il resto, quel cronoprogramma partiva dalla ricostruzione dei centri storici, quindi ambiti, il cronoprogramma parlava di ambiti e poi di comparti, parlava di schede parametriche, parlava di progetto parte prima, parlava di progetto parte seconda, parlava di finanziamenti. Le modalità di analisi delle schede parametriche, di competenza dell'ufficio speciale, e per questo in quell'ordine del giorno il Consiglio ha recepito anche tramite l'ufficio speciale, perché c'è una parte che afferisce, come dire, a un ufficio che non sappiamo che è, però sta lì, insomma, afferisce lì l'analisi di quella prima parte di schede parametriche. Una prima parte di quel provvedimento è venuto, come dire, via via evolvendosi nell'arco del 2013 e negli ultimi tempi, avendo contezza delle schede parametriche, abbiamo poi, sempre sulla base di quelle indicazioni fatte dal Consiglio,
diviso in comparti di cantierabilità, li chiamo così per farmi capire, sia l'asse centrale, sia i restanti ambiti del centro storico, che le frazioni primo blocco, in modo che speditamente si potesse dare l'indicazione e di completare l'esame delle schede parametriche presentate all'ufficio speciale e non ancora valutate, e di completare l'esame dei progetti, prima vecchia procedura, presentati all'ufficio speciale e non ancora valutati, e l'indicazione di presentare i progetti parte seconda, come da normativa, ai progettisti, all'ufficio speciale, in modo che poi potesse proseguire l'iter e rilascio il contributo. È partito, come dire, la prima fase della richiesta dei progetti, e credo che da questo momento in poi legittimamente si possa, come dire, rendere l'informazione che il consigliere interrogante ha richiesto nel suo emendamento, nella delibera che approvava il cronoprogramma, perché il dato è più organizzato e quindi le azioni sono più chiare. Inversamente dalla precedente, che ancora esaminavano i progetti vecchia procedura oppure i progetti che erano esaminati dalla sovrintendenza, che semplicemente arrivano al comune e emetteva il buono contributo. Quindi era un'attività che soltanto alla fine aveva il suo momento di sintesi col buono contributo, ma non era programmata a monte per effetto della normativa che avevamo ereditato. Adesso è diverso e quindi si possono mettere insieme sia i dati di previsione, la verifica, ciò che chiediamo come fabbisogno finanziario, quello che è l'obiettivo e anche quali sono le azioni correttive, tra le quali metto perché è scritto nel cronoprogramma, anche i poteri sostitutivi che sono scritti nella legge e che abbiamo richiamato nel nostro documento. Il consigliere ha detto che è andato in un colloquio col dirigente, perché una delle domande che viene posta è l'indicazione di chi siano le responsabilità. Le responsabilità, ovviamente, lo dico, essendo dati, come dire, commisurati, sono sia dell'ingegnere che dirige il servizio di costruzione privata, quindi l'ingegner Fabrizi, sia del responsabile dell'USRA, che è il dottor Aielli. Quindi è notorio a tutti che i dati, se non affluiscono da questi due luoghi, non è possibile metterli insieme, almeno per quelle che sono le domande che sono state poste. È andato nell'ufficio del dirigente, perché anche su mia sollecitazione, almeno per concordare un formato dove potessero essere riportate tutte le notizie che, in modo organico, che il consigliere interrogante ha richiesto. Credo che dal prossimo che si sia fatto, dal prossimo maggio, comunque cominceremo a dare questo ulteriore adempimento, che non è altro un adempimento sintetico delle varie notizie che sono disgregate nei due siti, USRA e Comune dell'Aquila. In sé ci sono tutte, ma non sono alcune di esse no, ci sono, ma non sono come dire, racchiuse in un'unica indicazione, fatto salvo quelle che parlano di quelle che sono le azioni correttive, perché quelli sono dati di sintesi che discendono da ciò che si fa. Ovviamente non c'è l'azione correttiva, che è una scelta che discende dalla legge e che metteremo in piedi. Grazie. Grazie. 3 minuti, prego. Grazie Presidente, grazie Assessore. Guardi, diciamo che la risposta per quanto mi riguarda è insoddisfacente. So delle opinioni, Assessore, perché diciamo che non mi si può rispondere che da un anno a sta parte questa cosa non si è potuta fare, perché il Comune non aveva sotto controllo i dati. Ne prendo atto con timore e terrore, come dire, prendo atto dell'impotenza del Comune. Sui sottoservizi, a Assessore, no? E evidentemente, se non si ha contezza dello stato di avanzamento dei sottoservizi, se il Comune non ha contezza dello stato di avanzamento dei sottoservizi, visto che è indubitabile che lo stato di avanzamento dei sottoservizi, parlo veloce perché ho solo 3 minuti, sia intrecciato con l'andamento della ricostruzione del centro storico, ma solamente per questioni di cantierabilità, per esempio, no? Evidentemente pure questo non è un dato che ci tranquillizza. E soprattutto a noi quello che interessa è il fatto che il Comune
dichiari ogni 4 mesi quali saranno le previsioni per i prossimi 4 mesi, perché quando faccio un cronoprogramma, no? È un conto che dico, vabbè, l'Aquila sarà ricostruita nel 2019, no? E basta, per nel 2019 Dio vede e provvede. È un conto che ogni 4 mesi mi si dice, nei prossimi 4 mesi abbiamo stimato che approveremo X pratiche, daremo X contributi, saranno aperti Y cantieri, saranno terminati Z cantieri, perché in quel modo uno ogni 4 mesi, non uno Ettore Di Cesare consigliere comunale, uno tutta la cittadinanza può chiedere conto alla politica degli impegni assunti e non rispettati, perché secondo noi un modo corretto di fare politica è che quando uno si assume degli impegni poi si assume anche onori e oneri del suo mancato oppure rispetto di questi impegni. Allora vorremmo queste previsioni quadrimestrali proprio per questa ragione. E assessore, se cambiano le condizioni politiche a livello nazionale, io mi rendo conto, no? Allora la cittadinanza deve essere minuto dire, guardate che avevamo previsto che tutta l'Aquila fosse ricostruita nel 2018, l'abbiamo previsto l'anno scorso, a oggi purtroppo la previsione non è più 2018, è 2022. Perché non è indifferente, perché le persone si devono poter organizzare la vita propria e delle proprie famiglie. I cittadini vanno trattati come persone adulte e quindi, visto che quella è un'informazione decisiva per organizzarmi la vita, quell'informazione mi deve essere data puntualmente. Grazie. Grazie. Le posso chiedere una cortesia che è bizzarra, me ne rendo conto. Allora, lei mo mi rista dalla parola, sì, per l'interrogazione di cui al punto D. D, esatto. No, visto che non vorrei all'inizio monopolizzare il consiglio. No, non si preoccupi. No, no, ma mi preoccupo. Le sto a chiedere una cortesia. Se può fare un altro punto, altri 2 punti e poi mi no, ridà la parola. No, il problema sai qual è? È che il punto all'ordine del giorno è il numero 1, capito? Dopo c'è quello di Vittorini. Ma non monopolizza niente, non si preoccupi, insomma, nel senso le ho messe insieme, siccome alcune giacevano da tempo, ho pensato di... No, no, ma per carità, ci mancherà. Non si preoccupi, non è... Quindi punto numero 1, lettera D, Ettore Di Cesare, su acquisto e ricostruzione di abitazioni equivalenti all'abitazione principale distrutta. Prego, 5 minuti. Dunque... Questa diciamo è un'interrogazione che intende far chiarezza con la normativa che riguarda le abitazioni equivalenti. Allora, diciamo che la legge 77 del 2009 dà la possibilità di accedere all'indennizzo dello Stato per l'abitazione equivalente. Diciamo successive OPCM hanno in qualche modo determinato quali siano le modalità di presentazione appunto per questo tipo di domande. Con il decreto 43 del 7 febbraio 2011 dell'allora commissario alla ricostruzione stabilisce che l'acquisto e la ricostruzione di abitazioni equivalente all'abitazione principale distrutta stabilisce le modalità di ricostruzione degli edifici distrutti con più unità immobiliari, articolo 1, e la modalità di ricostruzione di edifici distrutti compresi in un aggregato, articolo 2. In data 6 febbraio 2014, quindi 2 mesi fa, sul sito del Comune dell'Aquila veniva pubblicato il comunicato stampa del Comune in cui si affermava
che erano 169 le domande di contributo per abitazione equivalente in corso di pubblicazione sul sito del Comune dell'Aquila. Il totale del contributo concesso ammontava a quasi 53 milioni di euro, mentre quello effettivamente erogato erano quasi 52 milioni di euro. La proprietà degli immobili ceduti a seguito di abitazione equivalente è del Comune dell'Aquila, perché sapete tutti che se diciamo scelgo la strada dell'abitazione equivalente, il Comune dell'Aquila in qualche modo prende la proprietà dell'abitazione che è in sostituzione, diciamo. Con l'articolo 1 del citato decreto 43 stabilisce che in caso in cui gli edifici isolati, nel caso in cui in edifici isolati distrutti con più unità immobiliari di diversa proprietà, uno o più proprietari decidono di avvalersi della facoltà di acquistare o di ricostruire in altro sedime un'abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta, il condominio delibera sulle modalità di ricostruzione dell'edificio distrutto, indicando una delle seguenti opzioni. Okay? Io sto in un palazzo, uno decide che non si vuole far ricostruire la casa perché prende i soldi per ricostruirsi casa da un'altra parte in Italia, e ci possono stare due situazioni. La prima, la ricostruzione dell'edificio con sagoma identica a quella dell'edificio distrutto e subentro del comune nella proprietà in oggetto di acquisto equivalente, cioè quell'appartamento diventa di proprietà del comune. La seconda opzione è ricostruzione dell'edificio con sagoma diversa da quello dell'edificio distrutto. Significa che ricostruisco, per dirla proprio in termini brutali, un piano di meno, quindi il comune non entra in possesso di nessun edificio, ma ovviamente il contributo per la ricostruzione è minore, perché invece di ricostruire quattro piani ne ricostruisco tre, costa di meno. L'articolo 1,6, sempre del decreto 43 del 2011, richiamando l'opzione della ricostruzione con sagoma identica, stabilisce che il limite di contributo per la realizzazione del nuovo edificio è determinato considerando le superfici dell'edificio distrutto nella loro interezza. L'articolo 2, relativo alle modalità di ricostruzione degli edifici distrutti dall'aggregato, stabilisce per analogia con l'articolo 1. Il comma 4 invece dice che trascorsi 5 anni dalla realizzazione del nuovo immobile, il comune può porre in vendita le unità immobiliari che ha acquisito, cioè da chi non ha ricostruito, di cui è proprietaria, con il diritto di prelazione all'acquisto da parte dei proprietari di altre unità immobiliari dello stesso immobile. Ovvero, che succede che se nel mio condominio un condomino decide che non vuole ricostruire perché si prende i soldi per andare a ricostruire da un'altra parte. Da un minuto. 5 anni il comune può porre in vendita quell'appartamento, ma gli inquilini dello stesso edificio hanno un diritto di prelazione all'acquisto di quell'appartamento lì. Allora chiediamo di conoscere le seguenti faccende. Per quale numero di abitazioni oggetto di riacquisto equivalente ex articolo 1 il comune ha la cessione del diritto di proprietà, cioè quanti sono questi casi di cui il comune ha la proprietà di queste cose, perché ho sentito numeri sparati a caso diciamo che in una settimana l'assessore Di Stefano ha detto una cifra, il sindaco una completamente diversa. La mettiamo nero su bianco, oggi almeno sappiamo un numero vero. In una settimana cambia. Per quale numero di abitazioni, meno male che c'è qualche consigliere comunale che ha un po' di spirito, per quale numero di... Sì, 6 minuti l'ho dato. Chi stringa, prego, un altro minuto, prego. Soltanto che ho fatto 3 interrogazioni, è pure faticoso. Grazie. Per quale numero di abitazioni oggetto di riacquisto equivalente
Il Comune ha optato per la scelta della conversione in comune in volume edilizio, cioè sagoma diversa. Per quale numero di abitazioni oggetto di riacquisto equivalente già si è provveduto alla ricostruzione dell'edificio? Se sono state prodotte richieste di acquisto equivalente di abitazioni ricomprese in aggregato e, in caso affermativo, se vi è stato il subentro del Comune nella proprietà, qual è l'uso pubblico che il Comune intende fare di tale patrimonio immobiliare di grandissimo valore? Perché ora andiamo a vedere i numeri che ci darà l'assessore, ma noi calcoliamo oltre 200 appartamenti di proprietà del Comune. Che ci vogliamo fa? Se ne può discutere? Oltre pure, no? Molto oltre. E allora, mo tanto alla risposta ce lo dice quante sono. Quindi che ci vogliamo fa? Perché è un valore per il Comune, no? Le richieste ad oggi pervenute al Comune di diritto di prelazione dell'acquisto da parte prego assessore. Sì, gliela do. Sì, sì. E subito non ti rispondo. Siamo in clima di spending review, quindi una sola copia perché c'è la carta all'inchiostro da economizzare. No, allora... Abitazione equivalente, come diceva il consigliere, è prevista nella legge. Il decreto 39 convertito in legge è articolo 3,1. Lì parla di abitazione distrutta il decreto. Poi si trattava di capire cosa significasse abitazione distrutta, perché fino a quel momento abitazione distrutta significava poco e nulla. Ha pensato, come dire, l'OPCM 3881 a stabilire cosa è l'abitazione distrutta e come si verificasse il diritto all'abitazione equivalente. Quindi l'articolo 5 della 3881 porta a 4 punti. Quando si verifica la situazione di uno dei 4 punti della 3881 siamo nella fattispecie di abitazione distrutta. Parla del disassamento, come dire, crollo di oltre il 25% dell'immobile, degli allineamenti orizzontali disassati oltre il 25%, della come dire, resistenza a compressione cubica inferiore agli 8 megapascali, insomma, sono tre, il quarto non lo ricordo. Fin qui ci siamo. E questo è il termine di abitazione distrutta. Io ho manifestato... Anzi no, detto questo poi è intervenuto il commissario, perché le disgrazie non è che arrivano mai da sole, è sempre qualcos'altro che la fa arrivare. Il commissario ha inteso fare due provvedimenti, dove per abitazione distrutta era da intendersi anche l'abitazione che veniva demolita per superamento della soglia di convenienza economica, 1270 euro metro quadro, e poi la disciplina del decreto 43. Hanno incontrato tutte e due la mia posizione all'epoca, non è che le polemiche col commissario nascevano a caso. Innanzitutto perché? Con una nota che scrivevo, ho detto: con questa storia dell'abitazione equivalente lo Stato paradossalmente sta finanziando il calo demografico del comune, cioè quando un luogo è colpito da un sisma succede qualcosa. Una delle cose che accadono è che la gente vada via. Se ci mettiamo anche il fatto che possono fare l'abitazione equivalente, che gli viene indennizzata a seconda delle fasce OMI, osservatorio del mercato immobiliare, senza nessun obbligo di riacquisto, cosa che non avviene invece per la ricostruzione, perché è scritto già nella legge, significa che prendono i soldi e se ne vanno dove vogliono. Era a Milano, a Roma, a Torino, a Rimini. Io per fortuna credo che questo fenomeno è stato contenutissimo.
Nel senso che a fronte del numero delle abitazioni equivalenti che dirò, abbiamo avuto un basso esodo, ma il rischio c'era e c'è, perché sebbene avessimo chiesto più volte la correzione della norma, almeno nella misura a dire riacquistate dentro il comune di residenza, come si fa per le abitazioni, per la ricostruzione delle abitazioni, questa correzione non è mai arrivata. Il superamento della soglia del limite di convenienza è una cosa diversa dall'abitazione distrutta, perché non è altro che l'individuazione della soglia massima, del limite massimo del contributo che lo Stato ti dà per recuperare quell'immobile, dove tu poi sei libero di fare, perché oltre quello è stimato che lo puoi rifare nuovo, da capo, perché quello è il limite individuato per la realizzazione dell'immobile dell'edilizia residenziale pubblica. Quindi se si può fare quello come livello minimo, io ti dico Stato, di più non ti do, perché poi puoi edificare con quello, e quello è il limite massimo. Ma non significa che quella deve essere demolita, quella è una scelta individuale del proprietario, che giustamente la demolisce a partire dagli anni 60, fa un edificio dal punto di vista della sicurezza anche più sicuro con le nuove metodi. Ma una cosa è permettere una nuova edilizia più sicura, moderna, col contenimento energetico, una cosa è che quando si verificano quelle condizioni ti do i soldi per andare via. È un disastro che ci siamo opposti in tutti i modi. Poi non pago, è arrivato il decreto 43. Il decreto 43 all'origine, noi abbiamo provato a dirgli, si riarticola questa storia dell'abitazione equivalente, ma facciamone un modo, mettiamola nelle mani, come dire, dell'autorità pubblica, cioè facciamone un potere per arrivare a un obiettivo urbanistico, come ad esempio l'abbassamento della presenza di abitanti in determinati luoghi, visto che abbiamo quartieri molto densamente abitati con pochi servizi, cerchiamo di recuperare quegli standard lì. Invece il decreto 3 non dice questo. Dice un'altra cosa, dove il comune, anzi gli enti, i comuni sono l'ultimo della scala delle opzioni, perché dice puoi recuperare con lo stesso volume lo stesso, e se il condominio decide che svolge da subito la prelazione su quell'immobile, il contributo si riduce in maniera proporzionale. Oppure, se non lo decide, va al comune il bene, oppure puoi recuperare con sagoma diversa, in quel caso scendi di sagoma, e questa ultima fattispecie non si sta verificando da nessuna parte, nel senso che recuperano tutti con lo stesso volume, né svolgono l'opzione per avere, come dire, l'appartamento ricostruito. Parlo di appartamenti, lei ha parlato di aggregati, ma è la stessa fattispecie, insomma, che parliamo di aggregati, forse un po' diverso, si possono mettere insieme delle politiche urbane. Appartamenti è un po' difficile, perché quando sono incastrati nel centro, il sotto e il sopra, diventa un po' difficile raggiungere un obiettivo di portata urbanistica. Non ci fu verso nemmeno di fargli cambiare quel decreto, cioè nel mettere nelle mani dell'autorità pubblica il fatto che si potesse, come dire, arrivare all'abitazione equivalente per raggiungere un obiettivo di carattere urbanistico. Questo l'abbiamo raggiunto col decreto Monti, nel senso che dove sono i progetti gli ambiti di progettazione unitaria si può arrivare a concedere l'abitazione equivalente, visto che con la nuova scheda parametrica il concetto di equivalenza è cessato. Almeno però lo rievochiamo solo quando c'è da arrivare a una portata urbanistica. Resta il termine distrutto, e il termine distrutto adesso è concentrato molto sui centri storici, perché a livello di danno sono quelli che hanno più riportato come dire, un alto grado di distruzione. Il condominio, quello che diceva il consigliere, che il condominio decide, valeva fino ai progetti vecchi, cioè quando si fa la sostituzione, la demolizione con ricostruzione, il condominio deve dare l'autorizzazione all'abitazione equivalente. Però col nuovo procedimento questo non esiste più.
E in genere il condominio ha dato sempre l'assenso a, ma facendo subentrare il comune. Questa situazione ci ha portato a una, ad avere una realtà che è pari a un 285 contributi definitivi per acquisto di abitazione, 285 per acquisto di abitazione equivalente, cioè 285 nuclei proprietari hanno fatto l'acquisto per abitazione equivalente e di converso 285 attività immobili, immobili sono passati nella proprietà del comune. Però c'è un fatto, ecco, c'è un diritti, bravissimo, c'è un fatto, perché l'opzione dell'abitazione equivalente si manifesta indipendentemente poi dalla proprietà, nel senso che l'anticipa, dicendo la legge hai diritto all'abitazione equivalente se tu, se si sono verificate sul tuo immobile l'abitazione principale queste condizioni, il diritto, come dire, è al momento. La richiesta la fanno sul diritto certificato perché l'immobile è crollato. Il fatto poi che possano o meno ricostruire in conformità all'edificio esistente oppure in difformità dell'edificio esistente lo abbiamo quando il condominio presenterà il progetto di ricostruzione. Per l'esperienza maturata fino ad oggi posso dire che in genere accade questo e quindi i 285 sono i contributi rilasciati per abitazione equivalente. Per esperienza posso dire che probabilmente saranno altrettanto, non lo posso dire con certezza perché questo lo si verificherà quando effettivamente faranno il contributo. Questo fino alla vecchia procedura. Con la nuova procedura speriamo di aver coniugato il ricorso all'abitazione equivalente con il raggiungimento di un obiettivo di carattere urbanistico. Il consigliere chiede cosa ci faremo con questo patrimonio. Questo patrimonio nel momento in cui il comune avrà la proprietà, cioè quando tutto questo processo sarà oggettivamente concluso, verrà, credo io, anche all'attenzione del Consiglio, perché va bene che viene da una legge, ma per quanto riguarda la presa in carico di un patrimonio, credo che il Consiglio, se non ricordo male le norme, si debba in qualche modo esprimere e in quel momento si ha la chiarezza di qual è il patrimonio e di qual è la destinazione che in qualche modo si può fare. Grazie. 3 minuti, prego. Grazie. Però diciamo che gli ultimi due punti non ho ricevuto risposta. Cioè, quante richieste sono pervenute al comune di diritto di prelazione degli altri inquilini? Ma però non facciamo le interrogazioni. No, vabbè, però appunto... La richiesta di diritto di prelazione è una questione comunque di diritto privato. È come la prelazione del condividente, del coerente, però... del... Però visto che il diritto di prelazione ricevuto dal comune, chiedo, il comune quanti diritti di prelazione ha ricevuto? Non è diritto privato. Ma non arriva al comune, prego. Ma come non arriva? Può anche non arrivare al comune adesso, il diritto di prelazione può essere esercitato nel corso dei prossimi anni, no? Bene, prego. Ma io chiedo. Prego, assessore, prego, se no dichiaro chiusa la discussione, prego, risponda, se no... No, per quanto ne so io come dire, dirigo un altro luogo, che è quello della cosa. Per quanto ne so io non credo che siano arrivati ad oggi diritti di prelazione, per quanto ne so io. Questo comporterà, però comporta una cosa, comporta che al momento che arriva l'assunzione al patrimonio delle abitazioni derivanti da abitazione equivalente, cioè quelle sostituite, in quel momento verrà anche reso noto, credo io, dal settore competente anche quali sono i diritti di prelazione, cioè è mio patrimonio ma se la devo vendere va a lui. Non avendo oggi contezza del patrimonio arrivato, difficilmente può essere arrivato il diritto, però questo appartiene all'altro luogo. E lo chiedo perché io so che invece sono arrivate delle richieste di diritto di relazione, di per certo lo so, quindi cioè, evidentemente l'amministrazione non mi sa rispondere se sono arrivate
No, perché non è che stiamo a parlare del nulla, no, perché è ovvio che quelli sono degli acquisti molto convenienti. Allora io vorrei capire, su 285 appartamenti, questi 285 appartamenti in mano a chi vanno, chiaro? Perché, allora, dilla tutta, lo Stato li sta a pagare due volte questi appartamenti, no? E non è proprio il caso, no, ma mo la legge è andata così. Non è colpa dell'assessore, per carità di Dio, fatto sta che io, che lo Stato l'appartamento lo paga due volte, uno perché dà l'indennizzo al proprietario che se lo rifà e un altro perché lo ricostruisce. Consigliere, scusi, le vendite immobiliari giusto, si fanno all'asta, quindi non. All'asta, guardi che come fa a vendere un immobile così? Che la legge, vabbè, ha ragione. Che la legge, se la legge, no, perché uno se la legge e lei. Poi parla. Consigliere, ragione lei, però dice che è come i proprietari, quando dice che i contratti non ci sono, diritto di prelazione, quello vorrei sapere quante domande di diritto di prelazione sono arrivate oggi. È un'altra interrogazione. No, non è un'altra interrogazione. Lei aveva tre minuti per dichiararsi soddisfatto o no? Scusi, non sono soddisfatto, grazie. Volevo delle risposte. Comunque le case, stia tranquillo, si vendono all'asta, glielo dico io, perché è una norma di carattere generale, altrimenti si va in galera. Quindi non improvvisiamo così, prego. No, perché sì. No, le spiego perché. Perché veicoliamo un'immagine, scusi. No, non ce l'ho con lei. Ma non si può dire, ma come si fa a dire che le case pubbliche vengono vendute così? Vengono vendute all'asta, al pubblico incanto, evidente, no? Ma scusate, ma insomma. Va bene, scusate, non ci siamo capiti. Esattamente. Sì, perché la prelazione eserciti su quale prezzo? Punto numero due, ricostruzione sociale attraverso il recupero di strutture abbandonate di proprietà comunale ex Sercom e centro polifunzionale di Paganica e valorizzazione dei progetti case di Pagliare di Sassa, area numero 4 e Paganica 2, area 24 e avvio della residenzialità per disabilità grave, campus della vita. Scusate, ci vuole un po' di silenzio, se i vigili mi danno la mano... anche dal pubblico, un attimo aspetti. I vigili, guardi, non è che state a vedere la partita qua, dovete mantenere un po', ci mancherebbe, non si può parlare. Si risentono pure. Ma chi non ci vuole venire non ci viene. E sta anche di qua, lì non c'è più. Consiglieri, vogliamo iniziare o che devo fare? Sospendiamo per il caffè? Facciamo una pausa? Aspettiamo loro signori, non c'è problema. Vittorino deve aspettare perché... Capri e Di Cesare, mi vado a prendere il caffè? Che dite? Sospendo. Non disturbi l'assessore e vado a posto. Prego, consigliere Vittorini. Ha premuto? No, si riaccende Di Cesare, deve spegnere Di Cesare. Però difettoso. Prego. Grazie, Presidente. Avrei voluto iniziare in un'altra maniera, però innanzitutto grazie a tutti, grazie a lei, grazie alla Giunta, grazie ai consiglieri che sono qui presenti, grazie ai cittadini, però c'è qualcosa che non mi torna, nel senso che il consiglio scorso era assente l'assessore per motivi personali, oggi è assente il sindaco per motivi, la dice, c'è la sua totale non c'è mai, primo, secondo... ci è stato consegnato, come a me, penso a tutti i consiglieri, solo oggi, no? Consigliere, guardi, il parere glielo premetto, è un atto di cortesia dell'assessore, perché il parere può essere reso, e questo è un atto di cortesia che ha avuto l'assessore nei confronti del consiglio, nei suoi e dei miei. Però averlo ora... È una mia decisione, quello di fornirvelo, però... Allora.
però no, scusi, è importante, la prenda come un atto di cortesia, perché è un fatto importante. Però l'atto di cortesia nei confronti del Consiglio Comunale, no, io prego. Non ce l'ho con l'assessore, però dico, dato che l'assessore parla a nome della Giunta, perché non è parla a nome proprio, parla a nome della Giunta e conclude a nome della Giunta, la proposta non è accolta. Allora, averlo non mezz'ora prima, ma averlo un giorno prima, probabilmente poteva essere, per chi deve stare qui ad illustrare un qualcosa che sono 3 anni di lavoro, è chiaro che il parere della Giunta non è vincolante. Durante quello del certo. Consiglio, però è un qualcosa che è come quello che gli danno il calcio di rigore, poi dici no, è finito il tempo, non glielo danno più. È un qualcosa che ti dà un po' fastidio, però ricomincio con come avrei voluto iniziare. Allora, in rappresentanza del gruppo civico L'Aquila che vogliamo, vi ringrazio per la disponibilità a trattare l'argomento contenuto nella nostra proposta di deliberazione. Tengo a precisare che questa proposta di deliberazione non è contro nessuno, leggo di tutto, pure sui social network, non è contro nessuno, è un qualcosa di inclusivo, non è un qualcosa di esclusivo dell'Aquila che vogliamo, è un qualcosa che prende tutto quello che è stato fatto, le varie proposte di questi anni, le varie proposte nel periodo pre-sisma e nel periodo post-sisma, e le mette insieme. Perché? Perché la città non è più quella del 5 aprile 2009, i progetti non possono più essere quelli del prima del sisma, e quindi è un qualcosa di inclusivo. Siamo convinti che questa sia la sede, questa, il Consiglio Comunale, sia la sede opportuna, la sede istituzionale dove processi di pianificazione, anche complessi, possano essere individuati, coordinati e pianificati. Siamo convinti che tale luogo sia la casa dei cittadini, in grado di segnare e disegnare il futuro della nostra gente. Dico con chiarezza che il nostro atto non è una proposta chiusa, ma rappresenta il punto di incontro di tante necessità, note a tutti, e il punto di partenza di un percorso del fare e da fare insieme. Solo con una serena condivisione di esperienze si potrà dare la giusta risposta alle categorie che oggi soffrono più di tutti. Il disagio sociale alimentato dalle incertezze della ricostruzione, dalle difficoltà economiche e dalla crisi del lavoro. Giovani, anziani e disabili sapranno che da oggi esiste un punto di partenza, un punto dal quale si può risorgere e far emergere una qualità della vita migliore per tutti. Il lavoro che vi mostriamo trae le fondamenta da argomenti noti e fino ad oggi mai trattati con la dovuta attenzione. Sicurezza con aree attrezzate e con servizi sempre fruibili, ricostruzione scolastica tipo campus, spazi di aggregazione giovanile con specifiche aree per la musica, luoghi e spazi culturali aperti alla comunità, residenzialità per studenti e giovani coppie aquilane e housing sociale sono gli assi principali della nostra proposta. Una specifica trattazione va dedicata alla disabilità. Dati e tabelle mettono in evidenza servizi di qualità indirizzati al mondo della disabilità. La cultura e la sensibilità della nostra comunità è concreta. Servizio di trasporto per disabili, assistenza domiciliare, assistenza scolastica sono nella nostra città. Sono nella nostra città una certezza da tempo, anche grazie all'incessante e qualificato lavoro di centinaia di operatori del mondo delle cooperative e del terzo settore, associazioni di protezione civile, associazioni di promozione sociale. Abbiamo però un grave ritardo, una pecca imperdonabile, un difetto di visione che rischia di annullare totalmente quanto di buono è stato fatto, quanto la cultura aquilana ha reso realizzabile finora, il dopo di noi. Con questo termine noi pensiamo e proponiamo una serie di luoghi e di spazi che possano garantire un'adeguata qualità della vita alle persone con disabilità, capaci di offrire assistenza, attività professionali tutelate, una vera inclusione sociale, un sistema dinamico e trasparente che garantisca sempre qualità dell'assistenza anche con contributo di compartecipazione. La nostra proposta prende spunto dal lavoro che questo Comune ha già tentato di avviare in passato con la Fondazione Con Noi e Dopo, cercando di adattarlo al dopo sisma, ai progetti case, al disagio giovanile e al variegato mondo della disabilità. Questo che proponiamo è un qualcosa di che va oltre, che raccoglie, come ho detto all'inizio, e ne vado, che va oltre, che cerca di raggruppare tutte quelle che sono le proposte che sono state fatte in questi anni, e di cui molte proposte, vi ricordo,
erano state fatte nel periodo pre-sisma, in cui c'era un'altra città. Oggi abbiamo una città totalmente diversa. Alcuni ritengono la nostra visione troppo ambiziosa, troppo elevata, praticamente un sogno. Ebbene, la nostra città deve tornare a sognare, deve seminare nei nostri giovani la speranza nel futuro, deve condurli verso un mondo diverso da quello odierno. Sarà un percorso lungo e faticoso, ma siamo certi darà i suoi frutti. Altri invece sostengono l'inesistenza di fondi, certamente mai troppi e fondamentali per tale opere. Altri hanno sollevato dubbi sulla sostenibilità nel tempo. Ebbene, siamo certi che le risorse necessarie per un tale ambizioso e necessario intervento siano disponibili per un progetto ben fatto, in grado di raccogliere le esigenze del territorio, recuperando strutture esistenti e valorizzando quanto fatto nel doposisma. Siamo obbligati a non consumare ulteriore suolo, siamo obbligati a preservare l'ambiente per i nostri figli, siamo obbligati ad offrire loro un futuro e quindi i fondi comunitari della vecchia programmazione possono essere recuperati. I fondi della nuova programmazione comunitaria possono essere richiesti, i fondi INAIL sia per investimenti diretti dell'ente che per interventi nel sociale possono essere utilizzati. La sostenibilità del tempo potrà essere garantita da un investimento in grado di rispettare le più stringenti tecniche innovative di costruzione, edifici ad impatto zero per l'energia e per l'ambiente, strutture e spazi ottimizzati per un uso condiviso e costante nel tempo. La chiave di tutto questo è il comune che deve necessariamente creare sinergia positiva con il mondo del terzo settore, con le associazioni e tutte le altre istituzioni. Quello che proponiamo noi è un tavolo tecnico che proponiamo come strumento di progettazione e dovrà rappresentare le eccellenze di questa città, coinvolgere oltre al comune, l'università, il GSSI. E perché invece di chiamarlo tavolo tecnico, lo avremmo potuto chiamare, se il comune avesse deliberato in tal senso, lo avremmo potuto chiamare Urban Center. Però noi ci siamo confrontati, nell'Urban Center proposto dall'associazione policentrica, ci siamo confrontati con le associazioni, con gli imprenditori, con le istituzioni, con tutte le associazioni e siamo riusciti ad arricchire questa proposta. Per gli aquilani, per i giovani senza futuro, per gli anziani senza riferimenti, per le persone con disabilità, per una dignità da restituire ad una città intera, vi chiediamo, colleghi consiglieri, di crederci, di impegnarci tutti in questo fondamentale progetto. Andiamo avanti, guardiamo al futuro e riusciremo ad attuare il percorso di ricostruzione sociale, che ora brevemente, Presidente, vado ad illustrare. Ora, questa proposta di delibera è stata, aspetti, ancora non le mando avanti, è una proposta di delibera la cui prima stesura risale all'ottobre, in presentazione, all'ottobre del 2012. Fece il suo iter procedurale che però poi venne bloccato in seconda commissione perché pur avendo ottenuto i pareri favorevoli del segretario generale, del settore economico e finanziario, del settore ricostruzione e non ultimo quello della giunta che non era favorevole, perché c'era il difetto di proprietà del sito per quanto riguarda l'ex Sercom. Dopodiché l'Aquila che vogliamo ha riproposto la delibera, arricchendola e ricevendo nel corso di questi mesi i pareri favorevoli che vedete allegati alla proposta stessa, non ultimo quello di oggi che ricevo oggi della giunta. La delibera si incardina su alcuni capisaldi, e cioè la destinazione a pubblica utilità sociale dell'area ex Sercom per la realizzazione di un polo della solidarietà che possa contenere tutte le attività necessarie al rilancio e al sostegno della vita sociale attiva di cittadini e associazioni, attività nel cosiddetto polo ovest, e così il recupero e la valorizzazione dell'area funzionale di Paganica che abbiamo denominato polo della solidarietà, polo est. L'utilizzo dei progetti case di Pagliari di Sassa e di Paganica 2 per la creazione di residenzialità per la disabilità adulta in grado di assecondare le esigenze di tutta la comunità aquilana a favore di studenti, giovani coppie, anziani attivi, associazioni attive nel mondo della disabilità e disabili stessi per la costituzione di un centro di accoglienza integrato a costi contenuti e con una inclusione sociale più marcata e particolarmente attento alle nuove tecnologie e ai principi fondamentali di Smart City. Di incaricare, perché questa è una proposta, è un progetto, è un qualcosa che deve unirci, di incaricare della redazione del progetto, unico nel suo genere, un primo vero intervento di un comitato tecnico, quello che ho detto prima, un tavolo tecnico, un urban center, costituito da esperti del settore, da rappresentanti delle associazioni e referenti del Comune dell'Aquila.
e di condividere l'iter progettuale con la cittadinanza e le istituzioni per l'urgente e completa attuazione della ricostruzione sociale. Ora, brevemente, vi vado ad illustrare quello che vorremmo davanti voi. Allora, andate avanti. Cercherò di non tediarvi tanto, però di andare al succo. Vado avanti ancora. Questo è quello che è il polo della solidarietà. E perché l'abbiamo chiamato così? È la creazione di un centro integrato di servizi che funzioni da incubatore, no, per tutte le iniziative di carattere sociale perseguite sul territorio, che coinvolga e includa soggetti deboli e in momenti di profonda difficoltà. I centri saranno aperti alla cittadinanza, luoghi di incontro in cui la comunità potrà essere protagonista donando il proprio tempo e le proprie competenze nell'ottica della sussidiarietà e dello scambio reciproco. Luogo fisico, ora mi permetto di dire, ho letto velocemente quello che mi dice la Giunta. La Giunta sarebbe contro la creazione di due poli perché, secondo la Giunta, disgregherebbero. Noi pensiamo che invece in questa città allungata creare due poli, est e ovest, collegati, perché poi sono collegati, basta seguire il corso del fiume e sono collegati, basta avere la voglia di collegare questi due poli e allora non avremmo una ricostruzione sociale frammentata, ma avremo una ricostruzione sociale che poggia su due cardini fondamentali e non dovremmo a 5 anni dal sisma inaugurare altri container come è stato fatto pochi giorni fa. Tutti vanno benissimo perché mancano le strutture, però di lì, in queste due strutture che poi vi illustrerò, attualmente c'è il nulla, quando invece ci potrebbe essere il sogno, ma non il sogno il mio, il sogno di una città che basa la propria ricostruzione sul sociale. La manda avanti? Avanti ancora? Avanti. Ve lo spiego dopo. Questo è quello che già vi ho detto. Lì, in questi due, avanti ancora, lì è possibile posizionare tutto, dalle scuole ai centri di raccolta di protezione civile, ai centri per la musica, ai centri di accoglienza per i giovani e quant'altro. Perché diciamo questo? Me la manda avanti? Ancora? Ora? Guardate, questi sono i due poli. L'Aquila sta in mezzo, il polo est è quello dove c'è attualmente, no, la struttura abbandonata del centro polifunzionale di Paganica. Il polo ovest è quello che rappresenta, no, la ex Sercom. Avanti. Attualmente però, la precedente, ecco. Questo prima del terremoto, lì c'era il nulla che era l'ex Sercom. Attualmente l'ex Sercom è incastonata come un gioiello nel progetto case. Allora perché non utilizzare quel patrimonio che sono 20.000 metri quadrati, perché non utilizzarlo insieme alle case del progetto case di Pagliare di Sassa? Avanti. Vabbè, si vede piccolo, però al di fuori dell'ex Sercom e del progetto case di Pagliari di Sassa che lo incastona, dovrebbero nascere quello che era la proposta della fondazione Con Noi e Dopo, che è una proposta bellissima, ma è una proposta che data oltre 10 anni fa e che era una proposta valida se fosse stata realizzata qui 12 anni fa. Oggi la città è totalmente diversa. Perché allora andare a costruire? Io me lo chiedo, no? Non è assolutamente un'accusa, ma me lo chiedo ragionando, no? In una città che è cambiata. Perché oggi dovremmo realizzare, costruire lì dove, non lo vedete scritto, ma dove dovrebbero sorgere, no, i 15 o 16 appartamenti della fondazione Con Noi e Dopo? E perché a distanza di, penso, 100 metri ci sono già appartamenti costruiti? Allora perché non mettere insieme quella che è la proposta del Con Noi e Dopo con questa e con altre, per far sì che quella zona non venga ulteriormente deturpata
In quella zona dovranno essere ricostruite le scuole, perché il problema, c'è il problema della vecchia scuola di Sassa. E allora perché lì c'è un'immensa proprietà comunale che è a disposizione? Perché non ricostruirla lì dentro con tutto quello che ne deriverebbe? Va avanti. Questo è quello che si vede, questa è una visione dell'ex Sercom dal progetto case. Vederla fuori sembra quasi che è in buone condizioni. Poi nel momento in cui noi ci siamo entrati, quando ci stai dentro ti fa male il cuore. Allora perché non riutilizzarlo, evitando di costruire a distanza di pochi metri? Avanti. Questa è soltanto un'idea, no? Idea di come potrebbe essere bello e attuale l'ex Sercom ristrutturata e adibita a questo progetto di polo della solidarietà. Avanti. Questo è quello di Paganica. Paganica per certi versi, l'ex polo polifunzionale versa in condizioni ancora peggiori, no? Sembra terra di nessuno, no? E lì vado avanti, questa è la situazione attuale, e c'è il nulla, c'è un qualcosa di costruito che sta andando in una distruzione totale, ancora avanti, quando invece è stato costruito il progetto di Paganica 2. È facilmente raggiungibile attraversando la strada di Via Onna per Paganica. Lì sono separate da queste. E allora perché non ristrutturare quel polifunzionale e renderlo alla stessa maniera, in maniera speculare, per l'altra parte dell'Aquila? Visto che l'Aquila oggi, non parliamo di un qualcosa di 10 anni fa, oggi è una città lunga e sarà sempre lunga. In quest'ottica è stato approvato recentemente, no? Il recupero della linea ferroviaria, no? È stato approvato da questo Consiglio Comunale, il recupero della linea ferroviaria per collegare le due parti della città. E allora creiamo queste strutture. Poi, Assessore, ci sarà sempre la possibilità di fare quello che voi scrivete, di fare le altre cose nel centro storico, ma attualmente noi avessimo la possibilità di recuperare queste strutture, daremmo alla città un qualcosa di tangibile subito. Il momento in cui il centro storico ne potremo riusufruire, beh, certamente andranno fatte altre strutture. Avanti. Anche perché la situazione, per esempio, di tutto il mondo del volontariato è questa. Attualmente tutte le associazioni di volontariato si trovano a gestire gli spazi di Via Ficara, di Piazza delle Arti. Ma questa era una situazione, e loro sono encomiabili, chiunque di loro, di queste associazioni, ha lavorato in quei posti, nell'immediato post-sisma, ha creato un qualcosa di vivo e vitale per la città e per tutti noi. Ma non è possibile che continuino a lavorare in strutture del genere, quando invece avremmo la possibilità, tutti insieme, di creare un qualcosa di positivo e di bello per tutti. Avanti. Poi qui ci sono, me le mandi avanti veloci ancora. Qui c'era tutta la cosa, perché in seconda commissione qualcuno disse: ma c'è il problema dei fondi, l'ho detto nel preambolo, ma se i fondi se si volesse dar seguito a questo, i fondi si trovano. Noi come gruppo piccolo siamo andati a parlare con l'INAIL, siamo andati a parlare con la regione, siamo andati a chiedere se ci fosse la possibilità di lavorare in simbiosi, no? le varie istituzioni, e questa possibilità c'è. È chiaro che dall'altra parte sia le altre istituzioni che l'Europa vuole progetti seri. Io penso che questo, che vi ho illustrato indegnamente in pochi minuti, ma che è un progetto a cui l'Aquila che vogliamo sta lavorando da 3 anni, e in particolar modo tutte le persone, tutti gli iscritti dell'Aquila che vogliamo, ma in particolar modo il gruppo sociale, che è capitanato da Dario Verzulli e che vede in Romanino Turilli e Anna Paola Paolini delle persone che ci stimolano ogni giorno a fare. Ebbene, io penso che è bella questa frase: cominciate col fare ciò che è necessario,
poi ciò che è possibile all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Io penso che questo comune possa fare l'impossibile e possa incardinare la ricostruzione su questi due esempi. Guardate, avete due gemme, incardiniamo in queste gemme e facciamole diventare splendenti in maniera tale da partire dal sociale, no? Per avere una città che sarà diversa dalle altre. Grazie. Grazie, e possiamo procedere, diamo la parola all'assessore, prego assessore Giovan Battista e poi apriamo il dibattito. Allora, buonasera a tutti, intanto io mi volevo scusare ovviamente con tutti voi per il ritardo, però avevo preparato questo parere molto prima. E è una cortesia, non è tanto una cortesia quella che ho fatto, ma perché io ritengo che effettivamente una proposta di questo genere, che è una proposta comunque importante, non possa essere una proposta liquidata con un semplice parere sfavorevole, ma vada comunque argomentata. E la ringrazio, consigliere, anche perché porta in Consiglio Comunale un argomento importante e molto cogente, e un argomento che dobbiamo sicuramente cominciare a discutere. Per cui riassumo un po' brevemente quello che è stato il parere della Giunta. Allora, i motivi ispiratori di questa proposta sono senz'altro condivisibili rispetto al contesto territoriale attuale, che è caratterizzato sicuramente da importanti bisogni aggregativi, in particolare delle fasce deboli, per cui sicuramente nella discussione che abbiamo fatto in Giunta, la Giunta stessa ha deciso nella propria programmazione di fare propri alcune linee di indirizzo da poi sviluppare con programmi specifici, ovviamente secondo anche un ordine di priorità legate ai bisogni e all'interconnessione con l'azione amministrativa generale. Sicuramente l'impegno della Giunta c'è a realizzare dei progetti che sappiano dare delle risposte anche di qualità alle carenze attuali di luoghi di socialità e di aggregazione, da quella spontanea, come per esempio la possibilità ovviamente di fare parchi, giardini, piazze, sia invece quella più strutturata con eventi culturali e spazi dedicati e soprattutto insieme anche in coprogettazione con le associazioni del territorio, ovviamente che valorizzando le loro competenze acquisite sempre in termini di solidarietà e soprattutto rendere centrali nell'azione amministrativa e nella progettazione le politiche dell'integrazione dei disabili. Scusate. Assumendo però un approccio trasversale a tutto tondo e che impegni l'amministrazione in percorsi condivisi, in interventi strategici e coprogettati con i diretti interessati. Stiamo già infatti lavorando perché si crei un organismo misto, pubblico-privato, quindi in cui ci siano sia personale dell'ente che personale del volontariato sociale, perché si possa integrare in tutti quanti quelli che sono i progetti dell'ente il punto di vista della persona diversamente abile con la programmazione dell'ente stesso. Ovviamente, quello che però mi preme sottolineare, lei ha detto bene, la proposta che voi avete fatto ovviamente risale all'ottobre 2012, ok? Sicuramente è cambiata l'Aquila prima del sisma, ma anche le politiche sociali, soprattutto sulle categorie fragili, non è che si sono fermate, ok? Quindi non è che sono all'anno zero. Quindi molti dei punti che voi riportate nella vostra proposta di deliberazione comunque sono già presenti, sono già nel programma di mandato del sindaco ed alcune sono già state realizzate. Per la disabilità, per esempio, fermo restando ovviamente che si tratta di una patologia complessa, sono bisogni complessi, diversificati, questa amministrazione sicuramente si è attivata su diversi fronti, realizzando una serie di servizi piuttosto articolati e calati e declinati sul ciclo di vita, ovviamente, della persona diversamente abile. Quindi centrato sull'integrazione scolastica, la domiciliarità, sulla prevenzione dell'istituzionalizzazione e andando soprattutto utilizzare moltissime risorse per i casi molto gravi e per la non autosufficienza. Quello che è vero, ovviamente non parlo neanche dei centri diurni, che sono attivi e sono in collaborazione con molte delle associazioni del territorio. Quello che è sicuramente vero è che il problema della residenzialità, ovviamente, delle persone diversamente abili è ancora un problema nel nostro territorio. Però è
un problema che l'amministrazione sta cercando ovviamente di affrontare attraverso attualmente due diverse linee di azione. Mi parlava del fatto che effettivamente la fondazione Dopo di Noi è una cosa chiusa. Io non la ritengo una cosa chiusa, è una cosa che stiamo cercando di portare avanti. Certo, non le nego che ci sono sicuramente delle difficoltà, le difficoltà sono quelle che poi che hanno portato in qualche modo al fatto che la fondazione non si fosse, alla fine non si fosse più costituita. Però da parte del Comune lo stanziamento della protezione civile c'è, quindi abbiamo tutto l'interesse a poterlo utilizzare in questo senso e per cominciare a creare una start-up. Dopodiché se sarà lì o altro lo vedremo, ok? Non siamo contrari sicuramente all'utilizzo di strutture già esistenti e del ripristino di strutture già esistenti, però io credo che anche se solo il Comune dovesse rimanere da solo nel portare avanti questo progetto, comunque l'inizio di uno start-up della Fondazione Dopo di Noi, magari cominciando a fare il centro diurno e cominciando a fare delle poche residenze, non magari 15, ne facciamo di meno, c'è tutta l'intenzione di farlo. Dopodiché un progetto altro, che ovviamente possiamo realizzare in più breve tempo, è quello dell'apertura di due case famiglie diffuse per disabili, quindi attraverso anche qui l'utilizzo del progetto case, che saranno case famiglie ovviamente per disabili adulti che hanno dei problemi ovviamente legati soprattutto a patologie mentali che sono a bassa intensità assistenziale, ed è questo è un progetto che è stato cofinanziato da Comune e Regione attraverso la legge 41. Gli anziani, anche qui non siamo completamente all'anno zero ovviamente. A parte ovviamente che adesso la nostra priorità sicuramente è quello di dare completezza al circuito dei servizi che va dalla domiciliarità fino alla residenzialità sia sociale che sociosanitaria, e attraverso il recupero completo nel più breve tempo possibile del complesso dell'ex OMPI. Rispetto al tema invece della frammentazione, del rischio di solitudine degli anziani, di sgretolamento del tessuto sociale, oltre che stiamo per dare attuazione a dei servizi integrativi prettamente rivolti alle persone anziane, quindi di mobilità sociale, di inclusione sociale, che spero partano a breve tempo, l'amministrazione si è adoperata moltissimo, anche grazie al Presidente della Terza Commissione, per la riattivazione e anche grazie all'assessore Moroni per il ripristino completo dei centri sociali anziani. Ci siamo quasi riusciti, ce ne manca qualcuno di cui abbiamo un po' più di problemi, abbiamo deciso anche di poterli sostenere nella loro azione di incubatore di attivazione di processi territoriali di inclusione anche attraverso un finanziamento ad hoc che annualmente verrà destinato. Sugli studenti universitari c'è questa proposta che c'è anche nel programma di mandato del sindaco di poter destinare a loro i progetti case di Roio e di Coppito, proprio perché riteniamo che siano più vicine alle sedi universitarie. E non entro nel merito delle strutture perché questa proposta, scusate, non è stata... Scusate, vi prego, ascoltiamo. Tutti, consigliere Mattes, signor Vicepresidente, la prego. Perché no, si sente un brusio, diventa difficile seguire, lo dico l'Iris, tutti i delfini, prego. Perché questa proposta non è una proposta che la Giunta non accetta perché ha deciso di destinare strutture ad altro, non è questo il problema. È il carattere più generale della delibera che probabilmente deve essere un po' più affinato. Per cui, in linea generale, il documento è importante, significativo, però ha un carattere sicuramente molto complesso, forse eccessivamente poliedrico nei contenuti proposti e con una difficoltà di individuare delle linee specifiche di intervento, di priorità e percorsi. Questa caratterizzazione ovviamente impedisce attualmente a questa proposta di assumere un carattere progettuale, rappresenta e sembra più in realtà un atto di indirizzo di cui tener conto per gli aspetti ovviamente già detti. Non è ancora chiaro, e forse questo in realtà è una cosa che noi potremmo fare, qual è la ricaduta anche economica e sociale di questo percorso. Dobbiamo capire se effettivamente la popolazione... la gradisce, no? Questi percorsi di partecipazione forse possono essere fatti anche per effettivamente un progetto così. Dopodiché la parte che diceva lei, io di questo sono molto convinta, cioè che lei accenna nella sua proposta a dei poli della solidarietà.
In realtà convogliare in particolari luoghi che siano unici dei servizi che hanno anche vocazioni molto diverse, perché in realtà poi in questi poli della solidarietà ci devono essere sportelli delle associazioni, sportelli ecosolidali, CAF, medici di base, servizi sanitari, quindi tutto da una parte. Se da un lato potrebbe sembrare utili ai cittadini, dal punto di vista anche dell'analisi dei contesti sociali, in realtà può correre il rischio di replicare l'attuale tendenza di affidare a luoghi chiusi e circoscritti il compito di dare una soluzione alla frammentazione territoriale. Per cui, ovviamente, pur apprezzandone molti contenuti e decidendo sicuramente di utilizzare alcuni di questi in una programmazione futura, non possiamo ovviamente accettare questa proposta, perché secondo noi accentrare luoghi specifici, pluralità di servizi e competenze non è il modo giusto per dare risposta alla necessità di aggregazione sociale. Noi preferiamo sicuramente che in materia di processi tesi al ripristino del tessuto sociale è meglio alimentare la ricostruzione della città come sistema organizzato, a rete però diffuso nel territorio e non concentrato, con infrastrutture accessibili ma non confinate, sinergiche ma non necessariamente contigue nello spazio, ritenendo che solo in questo modo è possibile ricostruire un vero contesto sociale urbano in grado di dare risposte ai bisogni dei cittadini. Grazie. Grazie. Allora, io pregherei tutti coloro che vogliono intervenire di segnarsi per tempo, così possiamo programmare per bene i lavori. Allora, andiamo secondo l'ordine di prenotazione. A Sciocco e a seguire. Grazie, Presidente. Prego, consigliere. Allora, ho seguito con interesse e anche con attenzione l'illustrazione della proposta e si nota la passione con cui viene fatta, cioè quindi con quale impegno è stata portata avanti rispetto a una problematica che ci portiamo dietro da troppo tempo, sia perché la fase di costruzione del dopo di noi si interruppe per il terremoto e sia anche per successivamente al terremoto per le difficoltà che si sono incontrate per quanto riguardava i finanziamenti sia della Caritas che della Protezione Civile. Quindi anche come ex assessore al sociale ricordo sempre con piacere, e noi abbiamo la fortuna in questa città di avere delle associazioni che comunque compensano quello che il pubblico non riesce a ottenere, non solo, ma ogni euro che noi diamo a queste associazioni per svolgere un servizio sociale viene reso per 5 volte, 6 volte il valore di quello che gli si dà. Perché? Perché c'è la passione e quindi quell'euro viene speso solo per acquistare dei prodotti oppure delle materie prime. Certo, la scelta che fa la proposta di deliberazione è una scelta molto stringente, cioè si parla dell'ex SERCOM per poter fare il dopo di noi, si parla degli altri due centri direzionali per poterli mettere a disposizione dei cittadini. Però quello che vi prego, quello che vorrei chiedere al consigliere Vittorini è di non portare questa, non ci faccia votare, perché io di questa proposta una parte la, cioè voglio dire, la, ci credo, penso che possa essere, no, dicevo, una volta che ha fatto l'iter ed è arrivato in consiglio comunale, se si procede il consiglio si deve poi esprimere e come sempre si può esprimere in maniera favorevole e in maniera non favorevole, ma se questa proposta invece rimane nella discussione politica e nella discussione del nostro comune senza aver avuto una bucciatura oppure un'approvazione ufficiale da parte del consiglio comunale, è un qualcosa che continua ad avere una, comunque io la penso così, poi voglio dire, il proponente sei tu e tu deciderai quello che c'è del destino di questa proposta, perché i temi che vengono toccati sono temi che interessano a tutti. Le soluzioni che vengono proposte potrebbero essere delle soluzioni diverse, perché noi, almeno per quanto mi riguarda, io vorrei dare soluzione alle problematiche che voi avete posto.
quelle sono problematiche che a me mi stanno a cuore. Poi non vorrei che, perché non vengono messe in un posto invece che in un altro, poi non vengono soddisfatte. Ora capisco, cioè vuol dire, capisco poi che è difficile credere, che è difficile dare fiducia, che è difficile, per carità, non nascondo questa, cioè queste difficoltà oggettive che ci sono sia nelle assise pubbliche sia all'interno dell'amministrazione comunale. Però, dicevo, un voto porterebbe ad avere una diminuzio oppure un'approvazione per quanto riguarda degli indirizzi che potrebbero poi anche ritardare la realizzazione la soddisfazione di quei bisogni. Allora, io penso che essere arrivato in Consiglio Comunale, avendo ascoltato la relazione dell'assessore, che mi sembra molto disponibile nel cercare di trovare delle soluzioni, poi posso pensare invece che oggettivamente il consigliere comunale vuole che l'assemblea si esprima, perché anche quello poi è un capitale politico, cioè nel senso, io vi propongo qualcosa, voi non lo accettate, poi fate voi rispetto al soddisfacimento di quei bisogni. Ecco perché dicevo anche l'esposizione, cioè è fatta, perché potrebbe anche funzionare in un altro modo, no? Cioè, se nella Sercom ci fai un incubatore d'impresa, potrebbe anche stare all'interno di quel progetto case, perché poi giustamente tu mi dici a 100 metri però dobbiamo andare a occupare un altro terreno, però può funzionare anche in quel modo, no? Se è necessario un incubatore d'imprese. Però una cosa è certa, che i problemi che si pongono con questa proposta di deliberazione sono problemi ad oggi insoluti, cioè che l'amministrazione non ha soddisfatto, quindi comunque è obbligata secondo me a soddisfare nei modi, nelle maniere in cui. Allora restare all'interno di questa discussione per soddisfare questi bisogni penso che sia una conquista politica, cioè nel senso che se si inizia a spingere, a serrare, a pungolare l'amministrazione comunale affinché si possa costruire un percorso per trovare soddisfazione a queste necessità, penso che possa essere utile. Quindi, per quanto mi riguarda, io sono pronto anche a dare una mano nel cercare di sorvegliare oppure riuscire a stimolare l'amministrazione per soddisfare quei bisogni. Se mi fai votare, comunque mi faresti un torto. Grazie. Allora, come vicepresidente mi do la parola. Preannuncio intanto che il gruppo dei Cattolici Democratici e Centro Democratico hanno creato un patto di federativo e di consultazione che vorremmo iniziare ad esercitare già a partire da oggi. Io voglio intervenire su questa proposta di delibera perché secondo me la tattica del rimandare non è più assolutamente coerente con le esigenze di questa città e delle sue prospettive. È stato detto prima, ma è stato detto anche più volte dal sindaco, che c'era un'idea che la popolazione di Sassa gradirebbe molto, ma noi stiamo parlando adesso della città nel suo insieme, con due poli che non riguardano solo Sassa, riguardano Aquila Ovest ed Aquila Est, che è una cosa un po' più complessa. Gradirebbe una, chiamiamolo, una utilizzazione per dare risposte al problema dell'occupazione. Ora, siccome io di questo biscottificio ne sento parlare da un anno e mezzo, non ho mai visto un piano industriale, niente, mettiamoci d'accordo. Siccome esiste un polo industriale a 700 metri di distanza, io non credo che se il biscottificio si fa nell'ex polo elettronico è la fine del mondo, anche perché sarebbe indirizzato all'intera città. Quindi non mi convince questa argomentazione che è stata presentata anche in questo documento, e quindi sono assolutamente contrario a prendere tempo e a rimandare. E faccio un esempio che non c'entra niente con la proposta di delibera, però che potrebbe essere esemplificativo e anche illuminante
Noi abbiamo discusso in commissione, nella prima commissione, la vicenda della Tares, in particolare sollecitata dai commercianti, ma che è un problema di tutti i cittadini. Non a caso sta succedendo un gran caos, un grande casino, per essere più esplicito, a Via Roma, perché la gente addirittura per chiedere spiegazioni non riesce nemmeno a entrare. E queste sono cose molto serie. Mi sono permesso di dire, ma scusate, una città che deve ripartire, una città che ha subito questo dramma, può essere che non è in grado di avere delle proposte, dei cervelli, delle volontà in grado di gestire la questione dei rifiuti per farci guadagnare la città e per non far pagare le tasse alla gente, quando molte città europee, non solo le capitali, ma anche città della nostra dimensione, sulla gestione dei rifiuti ci guadagnano. Allora, sulla proposta che fa il consigliere Vittorini, io dico, lui non l'ha posta in termini ultimativi, questo è il progetto, prendete o lasciate. No, lui l'ha posta come proposta concreta da offrire a questo consiglio e quindi alla città. E a queste proposte bisogna dare delle risposte, perché quando lui ha fatto vedere Piazzale delle Arti, signori, ma vi rendete conto che lì c'erano i portatori di handicap che le carrozzelle che dovevano passare sulle buche di una realtà brecciata? E solo devo ringraziare il presidente della terza commissione che si è impegnato a far partire dei lavori che erano programmati da tempo. Ma non basta più il container alla PDTH o alle altre associazioni, il piccolo teatro che ha quell'associazione che fa tante bellissime cose, non basta più. Avere quindi delle strutture che si posizionano in questo modo baricentrico sulle due realtà, che possano non ghettizzate ma aperte all'insieme della società, che possano rispondere a queste esigenze. L'altro giorno, io ancora non l'ho detto all'assessore, lo dirò anche al presidente, ma lo dico al consiglio, dei genitori di bambini autistici hanno detto: noi vogliamo creare con la nostra associazione una struttura, vorremmo chiedere al comune una possibilità, diciamo, di risiedere insieme, di affrontare insieme i problemi che singolarmente, voi siete anche medici, sono drammatici per i genitori, per i nonni, per gli zii, per i fratelli di questi soggetti, no? Ma ci sono migliaia di esempi. Allora, già queste due strutture potrebbero dare delle prime risposte. Allora, perché prendere tempo? Perché il sindaco dice che c'è il biscottificio, ma vogliamo scherzare? Qui fino adesso sul lavoro si sono fatti, il comune ha fatto da bancomat solo ad una società della Confindustria di Teramo che si chiama Keyshift, che ha presentato 3 progetti, ha vinto tutti quanti, va bene? E il comune ha compartecipato con i soldi e basta. Questo è il modo di creare prospettive di lavoro? Allora è inutile perdere tempo. Io sono d'accordo sulla sapienza, sull'accortezza del consigliere Masciocco, dice però non ci può obbligare a votare. Io dico che votare non vuol dire mica porre un out, perché sia l'assessore sia il consigliere hanno detto: guardate, sono proposte che poi hanno bisogno, perché i pareri favorevoli ci sono perché non c'è ancora impegno di spesa, no? Però quindi è tutto da costruire. Io dico però, siccome noi dobbiamo fare le cose, dobbiamo dare risposte, allora io dico noi dobbiamo dire un sì a questa proposta e poi lavorare nella fase di elaborazione definitiva, diciamo, a costruire il progetto sia nella sua complessità ma anche dal punto di vista del reperimento delle risorse finanziarie. Qui deve finire la storia che i fondi europei si rimandano indietro
perché non c'è capacità progettuale. Non può essere più. Questa città non può disperdere risorse. Allora, per quanto riguarda il mio gruppo, Centro Democratico, io voterò, se si voterà, sì alla proposta di delibera del consigliere Vittorini. Consigliere Bernardi. La ringrazio, signor Presidente, buonasera a tutte e buonasera a tutti. Consigliere Vittorini, così come detto in seconda commissione, la sua proposta è davvero molto interessante, importante. Penso che meriti la necessaria attenzione. Ma preliminarmente, rispetto a questa grande operazione che coinvolge tutta l'Aquila, dall'Aquila Est all'Aquila Ovest, e quindi ha un atto importante, quale presupposto a un importante atto deliberativo, a un importante studio di fattibilità, io volevo chiedere all'assessore una cosa molto più piccola, perché poi il mondo è fatto di cose concrete, di cose fattibili, di cose fatte, di scelte. Io volevo chiederle, assessore, a che punto è la scelta della casa rifugio, di quella piccola cosa che penso sia importante in questo momento fare, casa rifugio e centro antiviolenza per le donne. Questa è una piccola scelta, molto più piccola, molto più concreta, molto più immediata, secondo me dovrebbe essere, rispetto ad un progetto così ampio. Torno alla sua proposta, assessore e consigliere. Allora, onestamente, ripeto, è una proposta bella, ne abbiamo già parlato in commissione, è una proposta che tutto sommato mette insieme tantissime cose. Innanzitutto mette insieme quelli che sono stati gli scandali di questa città, l'ex Sercom, mette dentro il polo di Paganica, mette dentro i fondi europei, come dice il consigliere Giorgi. Quando si votò il centro polifunzionale di Paganica c'erano 7 miliardi di vecchie lire nel 94. Questi 7 miliardi di vecchie lire diventarono 25 miliardi di vecchie lire, ed è questa normalmente la fine che noi facciamo fare ai progetti europei. E quando si parla di fondi europei dobbiamo avere la consapevolezza che su quei fondi bisogna fare opere concrete, fattibili e che siano nell'interesse della comunità e non negli interessi di altri. Quindi questo direi come cappello, come presupposto, come momento anche d'inizio dell'atto deliberativo, quale via maestra rispetto all'utilizzo di fondi che certamente serviranno. Io le avevo fatto un'altra proposta e mi auguro che già oggi lei la possa mettere all'interno dell'atto deliberativo, anche come piccolo emendamento. Io l'avevo fatta in commissione, probabilmente l'ha dimenticata, ed era quella di inserire in questo percorso anche la progettazione dell'ex ospedale psichiatrico di Collemaggio. È un di proprietà dell'ASL dell'Aquila, abbiamo noi il dovere di progettare all'interno, quindi siccome è un'area pubblica da destinare a in parte, quantomeno a socio sanitario, assistenziale, sociale, compagnia bella, metterla dentro all'interno di questa interessante proposta può essere una cosa utile, interessante, può andare a completare quel progetto così importante che va a svilupparsi in quella che probabilmente ancora non abbiamo capito, comunque la nuova città che va dall'area est all'area ovest. Io onestamente un progetto di questo tipo lo sto già portando avanti, lo sto portando avanti nel mio lavoro, è un lavoro che mi porta, che mi fa avere a che fare con la disabilità, ma oltre al mio lavoro io ci metto dentro quello che mi ritorna da questo tipo di attività, mi ritorna la sostenibilità. Lei ha parlato di smart city. Nel momento in cui all'interno dell'attività sociale, all'interno della territorializzazione, che è una territorializzazione sulla quale bisognerebbe spendere il 50% dei fondi della sanità, noi andiamo a lavorare, andiamo ad operare, a creare strutture periferiche, strutture non dico domiciliari ma quasi, ecco qua che automaticamente
otteniamo un risultato che è brillante, che purtroppo si intuisce poco, che è quello della riduzione del traffico, che è quello della riduzione delle spese pubbliche, paradossalmente, perché si utilizzano meno fondi, si potrebbero creare veramente dei percorsi importanti e sostenibili, per cui quello che era il vecchio progetto della ricostruzione sostenibile quasi automaticamente potrebbe seguire, se non addirittura precedere, operazioni di questo tipo. Per cui, per essere concreti, questo qua è un progetto grande, un progetto importante, mi auguro che lei ci voglia mettere dentro con le maggio, perché noi in questi 3 anni dobbiamo avere la forza, il coraggio di affrontare anche questa tematica e quindi di cominciare a fare delle scelte ben precise, non lasciare tutto quanto al non dico al caso, ma lasciamo stare. Come? No, assolutamente, per me non esiste problema di studio. Penso che speculare in questa città in questo momento sia drammatico, forse per chi deve speculare. Ci sta talmente tanto, ci sta. Quindi se mette dentro con le maggio, io ritengo che questo atto deliberativo, questo atto di indirizzo possa essere tranquillamente votato, questo lo dico almeno personalmente, le ho detto i motivi, mettiamoci quel cappello perché, ripeto, è un qualcosa di importante, cioè cominciamo ad affrontare in maniera decisa le cose dicendo come sono stati utilizzati i fondi pubblici in questa città. Grazie. Grazie al consigliere Bernardi. La parola al consigliere Ferella, prego. Grazie Presidente, a tutti, assessori, colleghi consiglieri, persone che siedono ad ascoltarci. Io innanzitutto vorrei cominciare con un ringraziamento a chi oggi ci dà l'opportunità di discutere di queste cose, di chi si è fatto carico di presentare questa proposta e di chi ha lavorato a questa proposta. Persone che indubbiamente nel campo, chiedo scusa un attimo Presidente, signori per favore da quella parte, Adriano chiudiamo la porta perché ma stanno dentro o dentro o fuori. Ecco, grazie. Dicevo, persone che sicuramente hanno lavorato a questo progetto e che sanno molto più di me di quelle che sono le problematiche relative a questioni molto importanti sull'ottica e sul piano sociale. Io sono dell'idea che questo tipo di proposta non abbia De Mattei, prego per favore, stanno intervenendo. Quello che mi è sembrato di capire, questo tipo di idea progettuale è un'idea progettuale tutta da comporre insieme in realtà, e la bellezza di questa idea è proprio questa. E in realtà non capisco, cioè nel senso, eventuali ostruzionismi che possano avvenire in merito. Penso che sia invece da dare merito del fatto che chi dovrebbe fare questo tipo di proposte a questo Consiglio fino ad oggi non le ha fatte. Chi valuta questa proposta, poi scrive la Giunta, è una bellissima proposta ma non ci interessa, perché la realtà è questa, basta leggere quello che è scritto qua, con bellissime parole, delicatissime. Ma alla fine c'è scritto non ci interessa, ci abbiamo tutt'altri piani. Il politichese è una lingua molto particolare, però insomma è piuttosto chiara, perché quando si dice no è no, quando si dice sì è sì, o quando si dice discutiamone ci si incontra, non si aspetta forzature che portino a dover portare atti in aula dopo un anno che sono venuti in commissione. Insomma, tutto questo non è avvenuto fino ad oggi, quindi la realtà è che l'amministrazione dice a noi non interessa. Ma non posso dare tutti i torti a questa amministrazione per un motivo, probabilmente sarà sfuggito ai più un particolare: il centro polifunzionale di Paganica
L'amministrazione, no, l'amministrazione, ho sbagliato, scusate, il sindaco c'ha tutt'altre idee, perché in quest'aula il sindaco ha firmato con le sigle sindacali che hanno offerto un contributo per la ricostruzione, ottima iniziativa che va ricordata e vanno ringraziate le sigle sindacali, ma in quella stessa sede il sindaco ha firmato che lì verrà gestito da un'istituzione fieristica, quindi perché la nota città delle fiere L'Aquila, dove una fiera si fa all'aeroporto, una fiera si fa a Monticchio, un'altra si dovrebbe fare, ma sarà un grande centro polifunzionale dove fare meeting, dove fare 2000 posti per ospitare persone che si confrontano sui più importanti temi, che però non sapremo dove far dormire, perché poi insomma, a parte gli alpini che l'anno prossimo si adegueranno a dormire in tenda perché sono abituati, ma insomma immaginare un meeting di medici o di avvocati che debbano dormire in tenda un po' mi fa così. Magari ci sarà pure chi si diverte, però insomma la maggior parte delle persone suppongo non siano solite farlo. Per quanto riguarda la questione ex Sercom, non possiamo non ricordare quella splendida iniziativa di una conferenza dei capigruppo convocata fra a cavallo tra la pausa pranzo, cioè dopo la pausa pranzo, prima di riprendere i lavori del Consiglio, nel quale il sindaco viene insieme al capo dell'ufficio espropri per dire: avremmo deciso di espropriare l'area per 12 milioni, anzi abbiamo deciso di espropriare, e alla domanda sì, allora che ce lo dite a fare? Che volete da noi? Noi abbiamo espropriato per 12-13 milioni, io non ricordo, sono cifre assurde, una struttura che non le vale ad oggi, con i soldi che dovevano andare ai cittadini che hanno perso i terreni per i progetti case, i MAP, i MUSP, veniva a chiedere, o meglio, a cercare un assenso su una cosa già decisa in questo senso. Quindi ci sono una serie di motivi per i quali giustamente l'amministrazione vi deve dire di no, insomma, penso no, è oramai, però lo fa con parole dolci, quindi non fa niente, insomma, apprezziamo l'idea e l'impegno nel fare questo. Io ripeto, questo tipo di progettazione va sicuramente nella direzione di quella che dovrebbe essere una progettazione complessiva, però, che qua si parla di due poli, si parla di due poli sicuramente importanti, e in questo penso di potermi anche accodare a quella che è stata la parte dell'intervento dell'assessore, nella quale diceva sì, però fare solo due poli potrebbe continuare ad essere esclusivo. È vero, è vero. Condivido questo tipo di pensiero. In realtà aggiungo anche qualche piccolo particolare a Vincenzo, nel tempo gliel'ho anche detto, in realtà si è andato a prendere due cose, però le realtà poi esistenti intorno a quei due manufatti più di tanto neanche ce le hai presenti, quindi, però lui mi ha detto sì, ma la nostra è una proposta iniziale, va tutto discusso. Questo è il motivo per il quale ritengo che se si dovesse andare a votare questo tipo di proposte è proprio con questo tipo di spirito, cioè quello di voler cercare la collaborazione su questi temi da parte di tutto un consiglio comunale. Sono certo che se si andrà al voto la voterò convintamente, convinto anche del fatto che il parere che potrò, o comunque il contributo che potrò dare, verrà accolto, così come il mio, quello di tutti i presenti. Grazie. Grazie consigliere Ferella, la parola al consigliere Di Cesare, prego. Grazie vicepresidente. Ora, diciamo che ho letto, ma ho seguito nel tempo con attenzione la proposta di delibera del consigliere Torini, anche perché è una delle pochissime proposte di delibera che vengono a un consigliere. Allora, è ovvio che affrontando un discorso molto complesso
è quasi sistemico, no? Direi. È ovvio che la delibera è impostata più come un indirizzo politico, no? È quasi come una mozione, più che una delibera, no? Perché diciamo sono le mozioni e gli atti deputati agli indirizzi politici. Però a me quello che è scritto nella delibera e le proposte che vengono fatte e anche lo spirito di collaborazione con cui viene presentata la delibera, a me piace anche perché è vero che il progetto è migliorabile, no? Però la vogliamo dire tutta oggi, sembra che sia l'unica proposta di gestione del malessere sociale che sta oggi all'Aquila. Cioè, per noi questa proposta qui, no, non è ottimale, ma in mancanza di altre proposte che dovrebbero giungere dall'amministrazione, riteniamo, no, che al posto del niente almeno c'è una base su cui inizia a discutere, è una base su cui dopo mesi quantomeno in questo consiglio comunale si discute del malessere sociale all'Aquila e nel territorio, perché sinceramente non mi sembra, no, che sia stato dedicato tantissimo tempo a queste problematiche qui. Diciamo, assessora, sa la stima che le porto, no? Dovrebbe, a mio giudizio, essere uno stimolo anche nei confronti del suo assessorato e dei suoi uffici, di cui si sente in qualche modo la mancanza di un progetto organico per far fronte a una situazione che è oggettivamente complessa, no? Per cui sicuramente nessuno arriva al suo posto e con la bacchetta magica risolve i problemi sociali all'Aquila, no? Ci aspettavamo che passati dei mesi ci fossero quantomeno delle proposte concrete su cui andare a discutere, no? E su cui dà anche dei contributi. Per cui il nostro voto alla delibera del consigliere Vittorini è sicuramente positivo, ma è positivo non in contrapposizione alla Giunta, perché vorrebbe in qualche modo che il voto positivo di questo consiglio, proprio per l'intervento che ha fatto, direi un intervento del consigliere Vittorini, non mi viene un altro termine se non di onesto e come dire insolitamente pacato, no, di come dire quasi una mano tesa, no, di no, voi non vi muovete, muoviamoci assieme, no? Allora, una delibera che non è affatto critica sull'amministrazione, no? Che vuole da un indirizzo politico, l'indirizzo politico che mi sembra abbastanza condiviso anche nella risposta stessa che dà l'assessora, no? Per cui del parere della Giunta, per cui che venga preso come un contributo, perché una delibera, no, non è un'interrogazione che chiede conto, no? Ma è una delibera, è un atto propositivo, è una proposta, no? È d'aiuto all'amministrazione. Ci sono state persone che ci hanno perso tempo, no? Ci hanno studiato, ci avranno perso giorni, settimane a sta presso, a capire come fa, come non fa, eccetera. Allora, veramente, avviamolo un processo di partecipazione effettiva sulla base di quanto proposto dal consigliere Vittorini, e che o la delibera viene approvata
o non viene approvata o non viene votata, perché questi sono i tre casi di oggi, no? È che comunque sia da stimolo e da sprone all'amministrazione per finalmente, se mi permette, assessora, il primo rimprovero che le faccio da che assessore, no? Aspettavamo che passati dei mesi, che uno prende possesso della macchina, perché nessuno è mandraghe, per carità di Dio, no? Ci aspettavamo il fatto di che arrivasse in consiglio una sua proposta sul sociale all'Aquila, organica. Com'è che ci aspettiamo una proposta per quanto riguarda la trasparenza a breve del vice sindaco, che non essendo mandraghe ce ne rendiamo conto, e però avrà preso possesso, tra un po' ci aspettiamo le sue proposte per la trasparenza. Quindi il nostro voto è sicuramente positivo. Grazie. Grazie al consigliere Di Cesare. La parola al consigliere Properzi. Prego. Grazie Presidente. Io mi trovo in imbarazzo relativamente alla importanza e alla qualità della proposta così come formulata, che non è una novità, perché è una cosa che sta all'attenzione dell'amministrazione da molto tempo, e un destino un po' segnato dalla delibera della giunta municipale, che dice: non è quindi possibile esaminare favorevolmente la proposta, e dall'altro dal mantenimento della proposta così come formulata dal proponente, che invece implica alcune decisioni che incidono sull'insieme degli atti amministrativi. L'utilizzo del progetto casa di Pagliari di Sassa di Paganica 2 a fini diversi da quelli votati dall'amministrazione è una questione che non è un atto di indirizzo così come è proposto. Così come gli altri punti del deliberato sono punti impegnativi. Lo stesso parere del dirigente tecnico dell'urbanistica afferma, parere che è in linea di massima favorevole, afferma una serie di questioni che, sulle quali io vorrei richiamare l'attenzione del Consiglio. Considerato che le aree individuate nel presente piano sono di proprietà pubblica, questo discorso ancora non è stato perfezionato. E l'altra affermazione è che la proposta in oggetto, fatti salvi i pareri dei settori coinvolti e del documento di indirizzo dell'assetto urbano e territoriale delle aree polivalenti elaborato dall'Università di Napoli Federico II. Io ignoro l'esistenza di questo piano. Come fa un dirigente a richiamare un piano che il Consiglio Comunale non ha mai valutato e di cui non si sa neanche l'esistenza? Quindi c'è un insieme di genericità da parte dell'amministrazione rispetto alla puntualità delle richieste fatte da Vittorini che mi mette in imbarazzo, perché è un po' la posizione espressa da Masciocco, e io vorrei sentire anche la posizione del capogruppo del PD, se è possibile. Ma ci sono questioni che destinano questa delibera, che se assunta come atto di indirizzo potrebbe trovare
una convergenza ampia, penso amplissima, se posta in termini di contrapposizione sulla base di un parere non favorevole della Giunta, crea in me imbarazzo e difficoltà a tutti nel rifare un passo avanti. Quello che propone Vittorini, a mio avviso, può essere che io mi sbagli, è di fare un passo avanti. Per fare un passo avanti, e qui faccio una preghiera a te, di individuare questo, così com'è, come un atto di indirizzo per l'amministrazione. Questo risolverebbe molti problemi e renderebbe l'atto più forte. Io temo che si vada inutilmente a una votazione, per questo vorrei sentire il parere del capogruppo del PD, per capire se è possibile fare questo passo. D'altro canto faccio anche a te questa proposta per vedere se proposto come atto di indirizzo possa facilitare a tutti oggi una decisione e un piccolo passo avanti. Grazie. Grazie al consigliere Properzi. La parola al consigliere Di Nicola Giuliano, prego. Grazie signor Presidente, signori assessori, colleghi consiglieri, signori del pubblico. L'atto che stiamo esaminando ha una notevole valenza sociale e pone dei seri problemi per quanto riguarda la ricostruzione sociale di una città che ha subito una esperienza così tremenda. Abbiamo avuto modo di esaminare questo progetto già in sede di commissione. È ovvio che qui ci sono degli aspetti anche di carattere sociale, filosofico, medico, perché vengono investiti notevoli settori della società aquilana. Si parla di anziani, si parla di centro di aggregazione, si parla di soggetti diversamente abili ed è ovvio, e non può essere diversamente, che ci debba essere la solidarietà di tutti, di tutto il Consiglio in maniera unanime affinché questi problemi che attraversano la nostra società possano trovare una soluzione. Premesso questo, andiamo a leggere cosa effettivamente noi oggi dovremmo deliberare. Io voglio partire dall'ultimo punto della proposta. Leggo scritto a mano di dare atto che il presente provvedimento non comporta allo Stato impegno di spesa né diminuzione di entrata, trattandosi di mero atto di, e non riesco a leggere l'ultima parola, credo che sia atto di indirizzo. Bene, a questo atto di indirizzo mi pare che l'amministrazione abbia risposto con una notevole apertura. E però il punto 1 e 2 di questa delibera in pratica impegna quelle aree, perché di concreto, non essendoci un progetto, essendoci soltanto l'idea e avendo chi propone questa delibera ha affermato che si tratta di un mero atto di indirizzo, sostiene di fatto che non c'è un progetto su cui discutere, perché se ci fosse un progetto dovremmo discutere anche di risorse, di fondi, di costi e quindi capire anche dove possono essere reperite queste risorse. Quindi allo stato attuale stiamo discutendo di una idea che è assolutamente condivisibile. Quindi non mi sento però di voler vincolare, perché quando questa idea troverà una concretizzazione in una attività progettuale, noi potrebbero essere mutate le condizioni anche
di tipo orografico del nostro territorio comunale, per cui magari potrebbe essere che non sia più necessario impegnare la ex Sercom, oppure che l'area polifunzionale di Paganica abbia trovato una diversa soluzione. Allora mi va bene come atto di indirizzo, mi va bene quello che dice la Giunta, però perché impegnare sin da ora e vincolare queste due aree a questo scopo se potranno magari domani essere trovate soluzioni addirittura migliori? Quindi io proporrei di veramente da parte del proponente di fare in modo che sia convergente la sua proposta con l'apertura che gli viene fatta da parte dell'amministrazione. E anch'io sono del parere che non essere oggi costretti a votare per un sì o per un no è molto meglio per tutti, perché è un problema che attraversa le coscienze e che non può essere risolto con un semplice sì o con un semplice no, perché il problema è sentito da tutti e le soluzioni vanno condivise, debbono essere ponderate e quindi debbono essere affrontate con molta serenità di giudizio. Grazie. Per quello che può servire, credo che l'intervento di Nicola sia molto calzante e importante, così come è stata molto importante l'iniziativa di Vittorini, che si inserisce in un terreno di costruzione che vede impegnata sia la maggioranza e l'opposizione. Questo fa onore ovviamente ai proponenti. Io auspicherei, dando corso agli interventi, che si provi a individuare un percorso possibile che dia un altro indirizzo. Intanto, secondo me, il problema dell'ex Sercom, dell'utilizzazione, della riutilizzazione dell'ex Sercom è un problema che viene finalmente a galla, e questo è il primo problema. Poi il problema che viene posto nello specifico dal consigliere Vittorini sia, credo, un problema che merita una soluzione adeguata da parte di un consiglio comunale unito su quello che è possibile. Quindi ovviamente io invito anche il Consiglio Comunale a trovare in breve tempo anche una forma di raccordo tra la proposta del consigliere Vittorini e la proposta, diciamo, le considerazioni che sono state fatte dalla Giunta nell'ambito del possibile. È evidente che è un atto di indirizzo, non può essere altrimenti, dovrebbe essere sottolineato, perché il problema oggi non è tanto quello di avere delle idee, ma trovare la possibilità, sia da un punto di vista amministrativo sia da un punto di vista finanziario, di far correre quelle idee in maniera tale da costruire qualcosa. Io credo che su questo terreno sia possibile trovare un accordo proprio su una linea di indirizzo comune che dia un punto di vista condiviso del Consiglio Comunale sull'argomento. Quindi do la parola agli altri e invito il Consiglio Comunale a riflettere su quello che sta emergendo nel corso di un dibattito per la prima volta davvero interessante, che vede una partecipazione non strumentale da parte di tutti, maggioranza e opposizione. E invito a proseguire su questo terreno. Prego. De Paolo. No, si è acceso. De Nicola deve spegnere un attimo. Credo fermamente che il lavoro che ha fatto il consigliere Vittorini con il suo gruppo, con tutti quelli che hanno collaborato per portare in Consiglio Comunale una delibera abbastanza compiuta, frutto di un lavoro sul territorio, credo importante, credo che ne dobbiamo prendere atto con soddisfazione, perché una volta tanto c'è da parte della minoranza la possibilità di entrare nel merito della proposta, e quindi le riflessioni che si stanno facendo sono importanti, e quindi ringraziamo il collega Vittorini per il lavoro che ha fatto, e che credo questo è un campo terribilmente importante nel quale l'amministrazione nel corso degli anni ha cercato di dare delle risposte importanti, ha investito tanto denaro, ma spesso le proposte sono
non sono frutto di un disegno unitario, ma sono interventi spesso a pioggia che seguono richieste, che seguono situazioni, che seguono percorsi che spesso sono contraddittori. Oggi ci si dà l'opportunità di fare un discorso unitario su questo mondo, ben sapendo e ringraziando pubblicamente le decine e decine di associazioni che in questo campo lavorano per dare sollievo ai tanti nostri concittadini. Io credo che oggi approfittiamo di questa cosa per fare un discorso compiuto, e per fare un discorso compiuto qua neanche il collega Vittorini, che propone questa aggregazione sui due poli, credo che manca una fotografia della realtà. Che cosa c'è oggi sul nostro territorio? Che cosa si muove? Quali sono i centri che ci sono? Quali sono i servizi che riusciamo a dare? E di che cosa abbiamo bisogno? Io credo che questo è un elemento che manca nell'idea di Vittorini, ma neanche l'assessore è stato in grado di fornirci una fotografia della situazione. Io credo che questo sia importante. Ecco, allora prendiamo per buoni il lavoro che ha fatto Vittorini, è una base di partenza, insieme alle riflessioni che ha fatto l'assessore, però continuiamo questo confronto sulla base di una fotografia della realtà, sapendo poi insieme alle associazioni, coinvolgiamo anche pubblicamente le associazioni, così come abbiamo fatto a gennaio, invitiamo tutte le associazioni di questo settore, cerchiamo di capire da loro quali sono le necessità, sulla base di questo facciamo una programmazione. Dietro a questa programmazione ci mettiamo anche la necessità e i fondi che ci servono, in modo che una volta fatto un documento di programmazione cominciamo a lavorare su questo e cominciamo a trovare i fondi, perché credo che sia un discorso fondamentale. Ecco, io su questo credo che ci si possa lavorare, quindi prendiamo per buono il lavoro di Vittorini, ma non lo votiamo, e votiamo invece la volontà di tornare su questo per aprire un confronto con tutte le associazioni. Grazie. Grazie. Apri. Grazie Presidente, io Presidente della Giunta, colleghi consiglieri, io ovviamente sono stato sollecitato ad intervenire su questo argomento. Prego. Questo argomento che come ricordava il Presidente, e non solo il Presidente, anche altri consiglieri, è un argomento di estrema importanza per questa amministrazione. Noi forse oggi, e lo dico con estrema sincerità, noi forse oggi stiamo facendo un passo avanti rispetto a una problematica, a una delle problematiche importanti per un'amministrazione normale. Figuriamoci per un'amministrazione che si è trovata ad affrontare un periodo post sisma. Presidente, chiedo scusa, diventa veramente difficile poter... Un periodo, dicevo, post sisma, un'amministrazione che si è trovata ad affrontare un periodo post sisma, dove ovviamente oltre alla preoccupazione della ricostruzione di quelle che sono le case, di quelli che sono il nostro patrimonio, chiamiamolo urbanistico, si è trovata e si trova a dover provvedere alla ricostruzione sociale di questa città. Allora la proposta del consigliere Vittorini si sposa, a mio avviso, benissimo rispetto a questo contesto, e si sposa, peraltro tocca delle problematiche che vanno ad investire anche situazioni che tutto sommato sono delle situazioni che vanno a incidere sulla sensibilità delle persone. Io mi riferisco ovviamente agli anziani, mi riferisco ai disabili, mi riferisco ai più deboli della società. Non sono d'accordo sinceramente, e lo dico con estrema onestà, su alcune questioni, soprattutto per quanto riguarda per esempio la questione dell'ex ERCOM, oppure per quanto riguarda anche altre questioni inerenti la progettualità del percorso indicato da Vittorini. Per esempio la cosa che mi trova un po' spiazzato e che forse non ho capito io, magari poi dopo il consigliere Vittorini potrà chiarirla meglio, è tutta la questione economica che dovrebbe sostenere e sorreggere questo progetto. Io ricordo a me stesso che sulla vicenda, lo ricordava qualcuno, c'erano dei fondi, ci sono forse ancora dei fondi messi a disposizione della Protezione Civile che ammontano a circa 1.200.000 euro, e sarebbe utile capire se questi soldi ci sono ancora.
Peraltro su questo tipo di progetti c'era anche una delle risorse messe a disposizione dalla Caritas, che credo che addirittura per circa 2 milioni di euro o 1 milione di euro. Sarebbe utile capire queste risorse se ancora esistono, perché poi è anche giusto che quando si parla di progetti e di percorsi e si parla di indirizzi concreti, ovviamente bisogna fare riferimento anche alle risorse e alla sostenibilità poi del progetto attraverso le risorse disponibili. Allora qual è il punto della questione? La Giunta, ho letto anche il documento della Giunta, illustrato dall'assessore di Giambattista, che sostanzialmente, per quello che ripeto, per quello che capisco io, perché sinceramente questo è un dibattito che non può essere, a mio avviso Presidente, chiuso questa sera, non può essere chiuso in quest'aula questa sera con un voto o con un non voto. È un dibattito che secondo me è meritevole di un'attenzione particolare, è meritevole di un'attenzione anche di tutta la città. Quindi dicevo, ho ascoltato le proposte e le sostenute dalla Giunta e anche chiamiamole anche osservazioni rispetto al percorso indicato dal consigliere Vittorini, che tutto sommato mi convincono, però anche qui non mi convincono totalmente. Allora qua dobbiamo capire una cosa. Qual è l'obiettivo? Cioè l'obiettivo di del consigliere Vittorini, questo atto chiamato atto di indirizzo, e credo l'obiettivo della Giunta, non solo l'obiettivo ma anche, se vogliamo, il compito della Giunta, il ruolo della Giunta e in totale il ruolo di questo Consiglio Comunale e dell'amministrazione comunale, deve essere quello ovviamente di addivenire a una soluzione, che sia una soluzione positiva sia per le persone che sono interessate alla vicenda, ma soprattutto io credo per l'intera cittadinanza dell'Aquila. Allora, credo che le cose che diceva il consigliere Masciocco e riprese poi dal Presidente del Consiglio Benedetti siano delle cose sensate. Noi dovremmo capire come poter individuare, rispetto alla proposta del consigliere Vittorini, cosa poter individuare quei punti, quelle possibili soluzioni che sono comunque di comune accordo tra le parti, e lavorare su quello che è una piattaforma, prenderla come piattaforma, come base, integrata ovviamente dalle considerazioni che ha fatto la Giunta, e se necessario fare anche un documento congiunto. Potremmo anche unificare le proposte e fare un documento congiunto, potremmo fare un documento che dia un indirizzo di carattere generale. Io insomma credo che ridurre, come è stato detto, ridurre a un voto, a un mero voto, questo percorso credo che sia estremamente riduttivo. Per quanto riguarda le cose dette dal consigliere Bernardi, che ovviamente io non condivido però in parte, cioè io credo che il consigliere Bernardi nelle considerazioni che ha fatto, oggettivamente anche egli penso che facesse riferimento a una convergenza rispetto ai documenti, perché non credo che quello che dice la Giunta è totalmente sbagliato rispetto al progetto, non dice le stesse cose, dice comunque molte cose sono identiche. Quindi io credo che uno sforzo, se vogliamo, intellettuale da parte di tutti, ma anche uno sforzo di orgoglio, consigliere Vittorini, rispetto a queste proposte, io credo che possa spingerci tutti quanti a portare avanti una soluzione condivisa. Io mi rifaccio a quello che diceva il consigliere Masciocco: eviterei un voto, o comunque eviterei un voto in questa fase. Forse potremmo prenderci anche un po' di tempo rispetto a questa questione. Sono passati 5 anni, che sono tantissimi. In un momento così difficile 5 anni è come se fossero 50 anni. Però forse, apprezzando il ruolo, quello che è stato fatto, apprezzando lo sforzo che si sta facendo anche da parte della Giunta per poter addivenire a delle soluzioni magari condivise su questo argomento, io credo che noi oggi potremmo considerare questo dibattito una base di partenza rispetto a un progetto e a un percorso che può essere rilanciato nei prossimi giorni e nei prossimi mesi, magari, consigliere Vittorini, anche attraverso dei percorsi di coinvolgimento della popolazione, anche attraverso un'informativa delle persone, attraverso un'informativa delle associazioni che si occupano di questi settori. Perché io mi domando se, per esempio, nell'ambito di questa sua proposta siano effettivamente, ripeto, neanche mi interessa, perché la proposta poi, se è valida a prescindere, però magari mi domando se sono state ascoltate tutte le associazioni e tutte soprattutto le associazioni interessate in questo campo, soprattutto le associazioni del terzo settore e quant'altro. Però io credo che lo sforzo che si sta facendo, e che si sta facendo anche attraverso quello che ricordava prima il consigliere Giorgi, che ovviamente non condivido però le conclusioni del suo intervento,
le chiedo scusa, ma è bello perché, no, ma è bella, la cosa bella di Giorgi, la cosa bella di questo dibattito è che stanno emergendo anche le questioni, e perciò, come ricordava il Presidente, un dibattito alto, perché stanno emergendo anche le questioni che vanno fuori da quelli che sono gli schemi forse anche di maggioranza e minoranza, ma si sta ragionando anche con la pancia dei consiglieri e delle persone. Quindi io vi prego, non vanifichiamo questo dibattito. Io credo che sia un dibattito alto, credo che sia un dibattito meritevole di un approfondimento in una fase forse a medio-lungo termine per trovare delle soluzioni, perché credo che se si facciano delle cose positive che dice lei, Vittorini, alla ex Sercom, o si fanno o si facciano in altro luogo, a mio avviso l'importante è che si facciano, cioè non è tanto adesso dover discutere se, dove, come e perché. Per esempio mi sembra che sulle aree dislocate sulle parti est e ovest della città, su quello siamo d'accordo, cioè l'utilizzo eventualmente del progetto case, l'utilizzo, cioè su alcune questioni siamo totalmente d'accordo, io parlo soltanto a livello logistico ovviamente, non sto entrando nei contenuti, perché è ovvio che sui contenuti non si può non essere d'accordo, insomma, quando si vuole rilanciare un progetto così ambizioso quale quello della ricostruzione sociale della nostra città e del nostro. Allora io mi permetto, qualcuno me l'ha sollecitata questa cosa, ringrazio anche il professor Properzi che ha chiesto il mio intervento, spero che possa a questo punto essere stato utile questo mio intervento rispetto a un dibattito che reputo continua a dire alto, e quindi io credo... Allora scusate, io dico solo questo, io sto facendo un ragionamento di un altro tipo, dopodiché possiamo decidere se votarlo o meno, non è un problema, noi siamo talmente liberi su questo punto che abbiamo fatto degli interventi anche diversi tra noi, quindi su questo almeno questa onestà intellettuale ce la dovete riconoscere, non c'è una maggioranza blindata che sta affrontando un argomento di questo tipo, come non vorrebbe mai esserlo, perché io sfido chiunque su questioni etiche, su questioni morali, su questioni sociali che ci possa essere una maggioranza blindata. Allora io dico, prendiamolo come piattaforma, come base di partenza, ovviamente integrato da quello che è il documento della Giunta, sì, ma integrato comunque col documento della Giunta. Questo è il ragionamento, è il percorso rispetto alle considerazioni, non è uguale, ci stanno delle cose che sono diverse. E evitiamoci oggi un voto che secondo me non serve a niente, non risolverebbe comunque i problemi di nessun tipo, e avviamo un percorso condiviso, se necessario anche all'esterno, di ascolto, se vogliamo anche di ascolto esterno, che possa, secondo me, essere soltanto, che possa, ovviamente... Ecco, prego, un altro minuto. Sono raccolti dei frutti importanti rispetto a un percorso così importante ed ambizioso. Quindi la mia proposta è quella di ritirare il provvedimento del consigliere Vittorini. Però non deve essere un ritiro, perché non ritirare come conseguenza delle cose che ho testé annunciato. E così non fosse, e noi siamo disposti comunque a confrontarci anche in questa sede, se vogliamo possiamo anche trovare delle soluzioni di integrazione del suo documento, però io credo che in questo modo non facciamo certamente un buon servizio a quelle che sono le esigenze della nostra città, a quelle che sono le esigenze soprattutto delle persone che vengono indicate proprio in quel documento e che sono riconosciute e noi, le persone forse più deboli della nostra. Grazie, ce l'avrebbe che l'assessore, prego. No, allora io mi riallaccio un po' all'ultimo intervento del consigliere Carli. Faccio una proposta. Allora, l'amministrazione non mi sembra, anche ovviamente dal mio intervento, che non abbia a cuore questi problemi. Ritiene ovviamente la proposta di grande interesse, anche perché tocca dei problemi importanti e anche alcuni indirizzi sono fondamentali. Però la mia proposta è la seguente. Allora, tenendo questo come programma di base, cerchiamo di attivare dei tavoli tecnici che tengano in considerazione la presenza dell'amministrazione, dei consiglieri comunali e anche e soprattutto delle persone interessate, ok? Allora, le persone interessate, che sono le tantissime associazioni di disabili che sono presenti nel territorio, e sono molte di loro, 8, si sono costituite in un coordinamento dei disabili, che io credo che vada sentito anche in merito a questa proposta, perché credo che loro debbano decidere ovviamente dove andare,
che cosa fare una volta che poi a un certo punto è arrivata il momento per loro di essere ovviamente collocati. La disponibilità a farlo c'è, la mia capacità o la possibilità di collaborare con il coordinamento disabili è quotidiana, ok? L'ho accompagnati in qualsiasi tipo di decisione, di percorso che hanno preso, e addirittura stanno preparando anche un loro programma, anche relativo al dopo di noi e a questo problema, per cui perché adesso dover votare questo tipo di proposta, cerchiamo, avendola come base, cerchiamo di allargare un attimino quella che è anche la platea. Questa è la mia proposta attuale. Grazie Assessore. Di Cesare. Grazie. In merito alla proposta No, lui è chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori. No, certo, giusto. No, è vero, perché me l'ha detto a me sull'ordine dei lavori, chiedo scusa io. L'errore è mio, però è sull'ordine dei lavori, perché dovevo riferirlo io. Sì, diciamo, visto che mi sembra che non si giunge a... soluzione, non mi viene un termine. Visto che non si giunge a soluzione, io proporrei diciamo un massimo 10 minuti di sospensione dei lavori per una riunione dei capogruppo, chiaramente alla presenza dell'assessora, per capire se magari in questa riunione qui si riesce a trovare una quadra, ma magari si potrebbe proseguire con i lavori dell'assemblea del consiglio, e nel frattempo di capire cosa si può fare in una riunione. Grazie Presidente. Grazie, allora io voglio fare questo. No, prego. Penso che possa essere accolta, però volevo chiederle, possiamo invertire l'ordine del giorno? Sì, è la mia procedura, mi ha letto nel pensiero. Votiamo. Consigliere, mi ha letto nel pensiero. Ah, perfetto, votiamo. Cioè, io propongo di votare velocemente i punti 4 e l'ordine del giorno aggiunto, almeno porto a casa l'ordine del giorno. Esatto, e poi sospendiamo, facciamo. Esatto, va anzi, bene. Addirittura la conferenza dei capigruppi, poi possiamo farla direttamente qua, cioè senza andare no, a no, no, la conferenza. No, la... Vabbè, la facciamo già alla stanza. Cioè siamo persone serie, nel senso. Certo. Ci mancherebbe. No, io lo voglio fare. No, io lo voglio fare. Attenzione, c'è l'impegno. Sì. No, rimangono tutti. No. Mi raccomando. Allora, va bene. Io propongo allora di invertire il punto. Un attimo solo, dopo la faccio intervenire. Il 4 e il 5. Cioè quello aggiunto, il 4 con una votazione veloce, tanto voglio dire questo... no. E facciamo la FM e il gemellaggio, li mettiamo ai voti, allora invito i consiglieri a rientrare. No. Allora, che? Scusate. Stiamo votando, un attimo. Stiamo votando la FM, la chiusura dell'FM, quella di Casteldier. Il punto 4 lo facciamo dopo, che è problematico pure. Il punto 4, ci stanno gli emendamenti, quindi lei lo sa, ci vorrà più tempo. Solo il 4 e il 5. E poi riprendiamo dalla ricostruzione sociale. Prego. Prego, sull'ordine dei lavori. Tu stai discutendo, hai messo in discussione un punto acceso. Si è messo in discussione, sì, un punto all'ordine del giorno. Stiamo agli interventi. Come fai a invertire l'ordine del giorno? No, io accolgo, glielo spiego tecnicamente, accolgo. Cosa?
Accolgo la sospensione. Mi devi dire in base a quale norma interrompi la discussione. Io... su un punto, no, me lo devi dire. Qual è? Me lo fai dire. Io interrompo, sospendo, accolgo la richiesta di sospensione di della discussione e della votazione del punto. Non puoi mettere in votazione altri punti mentre fai la discussione quando, di un punto. No, non è vero proprio, questo lo dice lei. Mi dica lei dove sta scritto. Mi dica lei dove sta scritto. Dove sta scritto è il principio generale che informa l'ordinamento. La libertà delle forme. La discussione di un punto all'ordine del giorno e invece così lei evidentemente per cavillare su questo punto ha passato una giornata molto, molto soft, diciamo, molto rilassante. Io no, per cui no, questa è la mia proposta. Se lei lo accetta, lo accetta, se no la può contestare la cosa nelle sedi che ritiene più opportune. Votazione. Grazie. A votazione. Vabbè, ragazzi, consigliere di Cesare, io se il consigliere Mangini non ritira la proposta di votazione non accolgo la sospensione. Glielo dico perché non mi piace giocare. Io ho detto di votare, come è stato proposto, i due punti, perché io devo portare anche a casa un ordine del giorno. Scusatemi, ma... No, il punto 3 richiede discussione, attenzione, non è di facile, no, no. È difficile, guarda, farsi capire è complicato. No, diventa complicato perché il problema è che avevamo preso una bella strada, consigliere, poi riprevalgono queste esigenze continue di visibilità, il regolamento non è una camicia di forza, serve a far svolgere meglio i lavori del Consiglio Comunale, non è una camicia di forza. C'è stata una proposta di Cesare che io accolgo senza votazione, però vi chiedo, siccome il nostro problema è anche terminare, non sull'area PEP ci sarà discussione, quindi non si può fare, ma su due argomenti, diciamo, facili per capirci, io propongo di metterla ai voti direttamente senza discussione, perché se siamo d'accordo. No, dopodiché sospendiamo, accogliamo la richiesta di Cesare, sospensione di 10 minuti, un quarto d'ora, sarà un qualcosa di più. Dai, su. Allora, ci muoviamo in questo senso, accogliamo la proposta del Consiglio di Cesare e procediamo alla votazione del punto 4, chiusura della farmacia di Casteldieri, gestita da società FM SPA, inizio l'operazione di voto, prego. Tu, per favore, la cosa migliore. Sì, l'ho data, sto a fare una cosa, tu mo. Prego. Ma quella è elettronica? Sì, elettronica, così non nomino nessuno. Ettore, dai, un attimo. Prego. Madonna, i bambini, è terribile. Lei doveva stare attento, se non avesse parlato, io ho letto però, sull'FM, vi prego. Scusate, interrompo, proseguiamo la discussione, non si può fare. Vedi, così dice, io ce la metto la buona volontà, però ho premesso che su questi due punti del giorno non volevo la discussione. Ho letto l'intestazione, non mi hanno sentito. Dichiaro aperto l'operazione di voto, dopodiché interviene. No, mi dispiace. Proseguiamo. No, vi prego, no, tutti hanno soluzioni geniali. Tutti hanno soluzioni geniali. Sono aperte l'operazione di voto. No, consigliere, però abbia pazienza. La proposta. Abbiamo votato. Sì, abbiamo votato. No, ma non mi riesco a far capire certe volte proprio. Non... No, no, da te, in genere. Da tutti. Votanti 21. Votanti 16 voti favorevoli e 5 voti contrari. La deliberazione è approvata. Un attimo, sto vedendo il quadro, io non ho gli occhi dietro, consigliere. 16, 5. No, scusate, esistono due dati contrastanti lì. Favorevoli 15, astenuti 1, la deliberazione è approvata. Che cosa ho detto io, consigliere? Consigliere, si sieda. Stia sereno. Non è impossibile. No, consigliere, stia sereno.
è 16. C'è il numero legale, c'è 16. Mi date l'ordine del giorno aggiunto? Consiglieri, seduti. Così lei lo ritiene, io ritengo che ci sia. Si rivolga al TAR. E su, dai, ma che la votazione elettronica, 15 e 1 sono. 15 e 1 c'è il numero legale, allora falla rifare e buonanotte. Vabbè, se lei contesta io rifaccio la votazione, però non vi divertite che non. Ah. Vai. Rifate la votazione. No, a 1 esce 21. Così è, chi non vota esce, chi non vota esce. Ma che dice? Così è, mi ha rotto le scatole, si sieda, stia sereno. Lei non sta bene, si sieda. Rivotiamo. Sì, sì, ma nemmeno questo sa. So 10 anni che sta qua, non sa che questo è il numero legale. Cazzo. Proposta di gemellaggio tra i comuni di San Carlos de Bariloche e L'Aquila. Metto ai voti, dichiaro aperto operazione di voto, prego. Dovete stare attenti, consigliere. Votato. Poi i risultati della votazione, 17 voti favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari, deliberazione approvata, stigmatizzo il comportamento di chi, pur presente in aula, non vota. Vi invito ad essere più corretti e vi ammonisco formalmente, chi non vota esce dall'aula, chi non vota. No, è così, no, non è vero, non si siede sul tavolo, non si può sedere sul tavolo, non si siede. No, si sbaglia. Prego, sciolgo, anzi, sospendo per un quarto d'ora.